sono elfi messi sotto una pressa. Non ha senso. Perché sono in 16 noni, cioè sono proprio. A un certo punto c'è uno che urla: sono buono! Sono caduti i coglioni per terra e sono andati sotto. Tipo dalla roba del tizio feticista. Che quella si roba di piedi di Alicent. Potrei tirare fuori un feto così e sbatterlo per terra. No, no. Non c'entra niente con le tette, giusto per uscire un attimo dall'argomento. Vabbè, allora vado via. Grazie. Sì. Grazie. Allora, non so di cosa sia la colpa, ma ieri sera mi sono messo a vedere l'ultimo episodio degli Anelli del Potere e proprio sugli ultimi 15 minuti mi sono brutalmente addormentato. Benvenuti in un nuovo episodio di Yakriyak. Benvenuti. Con noi oggi, allora, grande interrogativo, non so se te l'hanno già chiesto quando sei arrivato. Abbiamo con noi Fabio. Fabio. Che però sui social, allora, io da nerd. C'è stato un dibattito interno, allora, gigante. L'abbiamo sempre nominato Rospon. Ok, perché siamo di qua? Se fosse stati veneti, Rospon. Esattamente. Avrei detto Rospon. Io è Rospon, ma perché mi sembra più un nickname da World of Warcraft, Rospon. Allora, in realtà arriva molto alla lontana dall'ipnorosco di Futurama. Ok. Molto, molto alla lontana, però lo odio, quindi Fabio va benissimo. Fabio. Cioè tu hai un nome che come odi, lo odi? Esattamente. Ah, ma puoi cambiare, non mi sembra un ottimo. Scusa, il tuo canale condizione. YouTube si chiama Rospon e basta. Iniziamo con la prima cosa. A me mi fa ridere anche perché mi sono spaccato di tuoi video, di solo intro di tuoi video, per vedere se ti dicevi ciao sono Rospon. Non lo dici mai, mai in vita mia mi sono riferito a me stesso come okay. Con Nick. Okay, ma solo Fabio. Ok, incredibile. Strano, questa cosa. Ma perché abbiamo chiamato Fabio oggi? Allora abbiamo chiamato Fabio perché l'abbiamo conosciuto in una maniera un po'. No, non particolare, però è stato completamente casuale. Nel senso, io una mattina mi sono svegliato. C'è sempre quel momento del video YouTube alla mattina, quando sono ancora sotto le coperte. E mi è compare. Vestito, sì, sono vestito. Sì, non è che i vestiti lo fermino da fare cose, però. E mi sono ritrovato questa recensione imbruttita degli Anelli del Potere. Io. Lì sono, cioè nel senso, ho detto bellissimo, sì, perché avevo, un botto. Mi sono gasato un botto perché non stavo trovando un riscontro su questa serie che mi desse ragione, cioè o almeno che mi accontentasse un po'. Vedevo tantissime persone che ne avevano parlato benissimo, e l'unica cosa su cui mi potevo sfogare erano i commenti, che vedo dei commenti arrabbiatissimi. Ma poi questo è anche per un problema di cui magari parliamo dopo. Però, era semplicemente per dire come come l'ho conosciuto. Io ho cominciato a passare il video e questo video effettivamente arrivò in studio dicendo: Frank, devi assolutamente guardare questo ragazzo. Io non guardo mai video YouTube. Mi ha fatto da ridere quel video. L'ho visto con voi una sera. Stiamo parlando del video, della recensione dei primi tre episodi. Quello sulla recensione finale avevo iniziato a vederlo ieri, poi ho detto no, non lo guardo perché ce ne parlerà lui al tavolo oggi. Ci sta. Però è una cosa mi diede fastidio perché diceva alcune delle cose che dicevo anch'io, ma quando le ho sentite dette da Fabio, allora erano giuste. Ma sempre così, se le dicevo io erano stronzate. No, ma sai cosa? Cioè Fabio è proprio un'estetica che io mi fido di quello che mi dici. No, cioè, molto potente. Sì, sei veramente potente. Beh, è un'estetica molto tolkieniana comunque. Ed è la prima volta che mi danno del potente. E sto con la mia amorosa da 15 anni. Ma lo vedo un po' da lui. È molto grande lui. Ho scoperto. Io, grazie per il grande. Io ho 37 anni. Infatti, okay. Non è vero. Io ti avrei dato meno anni di me. L'altro ieri 37. Sì. Beh, mi dimostra meno di me, chiaramente. Lui potrebbe essere mio fratello. Vabbè, ma perché Franco ha un figlio. È quello che secondo me è già effettivamente. Comunque ricordiamoci che i nani vivono fino a 300 anni, quindi è per quello che invecchiano lentamente. Ne sa parte, ne sa già parte. Sì. Comunque stiamo parlando della serie Gli Anelli del Potere, in uscita su Prime Video. Finita. Anelli del Potere dentro al mondo del Signore degli Anelli. Poi magari ci agganciamo, parliamo un po' anche di House of the Dragon. Poi c'è stata una robina che mi ha detto lui che sarebbe figo anche parlarne su The Witcher, una novità, no? No, vorrei dire però che per chi ci guarda a casa, niente spoiler, magari fino a un certo punto almeno. E poi partiamo. Poi dopo facciamo gli spoiler, vi avvertiamo. Mettiamo quando un alert, spoiler. Esatto. Comunque, tra l'altro, infatti, voglio ricordare a proposito di spoiler che Tonno non l'ha finita. Piccola premessa. No! Cioè, non so come possiamo. Allora, è scemo. È successo che ieri sera dovevo guardarla. Esatto. Ma mi sono reso conto di guardare un po' delle cose. Dovevo guardare l'ultima puntata. Ma un'ora, mi sono reso conto che avevo veramente le balle piene. Mettermi lì davanti era un impegno. La mia situazione ieri, sono arrivato, l'ho accesa perché ieri abbiamo visto l'ultimo di House of the Dragon e poi a casa da soli dovevamo vedere l'ultima di Anelli del Potere. Io ho anche rinunciato a cose che dovevo fare ieri per fare sta roba. Come Tonno. Come solo che sono andato lì, ho acceso, dopo 10 minuti
mi si chiudeva gli occhi. No. Ma dei dialoghi imbarazzanti nell'ultima puntata. Okay. Li stavo scrivendo sul gruppo anche. Sì, è vero, cari. E ero incazzatissimo. Poi a un certo punto, poi mi sono addormentato e mi sono svegliato sui titoli di coda. Quindi non so come finisca. Non ne ho idea. Te lo svegliamo. Esatto. Io vorrei chiedere raccontaci se potete anche non spoilerarmi, per favore, Il Ritorno del Re. Ah, va bene. Perché sono un po' carino. Vabbè, allora sto parlando. Vi chiederei un attimo, sì, di contenere un attimo gli spoiler, per favore, perché sono un attimo fermo alla prima trilogia. Per parlare di House of the Dragon, nessun problema, perché l'hai già visto. Lì quello non penso di vederlo, quindi potete anche spoilerarmi. Beh, allora, però bello in realtà che tu sia arrivato a quel momento, perché è un'emozione unica. Cioè, sì, se io lo dovessi vedere adesso, direi che figata. Però non mi spoilerare, per favore. Non ti spoilerò niente, assolutamente. È bello anche che tu sia il verginello. Io sono completamente verginello. Cioè, io ho visto Il Signore degli Anelli quando ero piccolo. L'ho praticamente ormai rimosso, vorrei rivederlo. Però beh, ci penserà Fabio a sverginarlo. Sono completamente ignorante, purtroppo. No, non si può dire niente, bro. È che non fare spoiler è difficile, perché sono cose talmente... Ma freghiamoci. Sono ormai due settimane che è uscita l'ultima puntata, giusto? No, ma cioè, dicevo del Ritorno del Re. No, il Ritorno del Re è ancora... Diciamo che so che alla fine non è, lo finisce dentro un focolare. Okay. Un focolare. Una roba in mezzo, sì, sì. Ma diciamo, non è un proprio un fan particolare. Dove cuociono le caldarose, cioè. Chiedi con le caldarose. Beh, li verrebbero bene, però, Sì, sì. Ma sicuro. Punto, tipo c'è Gandalf su un carretto che inizia a fare, che tipo inizia a ballare così con una musica in loop. Oddio, questo è il primo, quello è il primo. È l'Epic Sax Guys. Esatto, esatto. Capito, ok. Quello non so quello qual è preso dal primo, però, dal okay, primo. Okay, okay. Io penso che in realtà il contenuto più interessante sarebbe prendere Nicolas e portarlo nel gruppo di Fabio, magari una serata in cui ne parlate un pochettino, e filmare tutto e tu sei lì, ti godi il video, bellissimo. Ti riserve? Cioè, ve lo dobbiamo anche ridare? No, potete tenerlo, potete smaltire dove volete. Troviamo un altro. Ha fatto le guide per accendere le videocamere, sì, non è un problema. A parte gli scherzi, adesso parlando un po' con te, Fabio, cioè io pensavo che la recensione che avevi fatto un po' imbruttita della serie fosse un po' esagerata. In realtà, parlando con te, ho capito che tu sei una persona, secondo me, molto sincera sui pareri, e quindi ti viene proprio naturale questa cosa del non sparare a zero, però si vede che non è che l'hai costruita troppo. No, no, quello è vero. Se sbaglio. Infatti, cioè, mi dicono anche spesso, guarda che, cioè, non sai parlare con i tuoi amici quando fai un video su YouTube, cerca un attimo di darti un contegno, cerca di avere un po' di moderata. No. C'è nessun filtro. Ci sta. Che no. Poi sì, sono le cose, cioè, alla fine hai dato voce a pensieri in realtà di tanti, secondo me. Quindi. Sì, ma tra l'altro io questa cosa, diciamo che i recensori italiani non è che dicessero fosse questa grandissima serie, però non gli dessero troppo contro, io non ne sapevo neanche, perché dicevo prima che principalmente guardo canali internazionali. Ok. E in giro per il mondo si fa fatica a trovare qualcuno che abbia apprezzato questa serie. Ah, ok. Sì. Si fa molta fatica. Diciamo che al massimo gli dicono sì, è una serie da 7, 7 e mezzo, una serie fantasy carina. Okay. Però nessuno dice è la serie più costosa mai fatta e quindi è sto spettacolo. Certo. Okay. Quindi sono tutti molto molto più critici. Okay. Che era il dubbio che c'era venuto stamattina, che abbiamo fatto una live e ci chiedevamo, ma forse al di fuori dell'Italia ha avuto un successo clamoroso. Infatti quello è effettivamente... No, assolutamente al no. Al contrario. Okay. Sì. Al contrario. E non ho neanche guardato le review di voti soliti di vari siti. Non ho guardato IMDb. O Rotten Tomatoes, non so. Tu le avevi guardate? Allora, io l'ho guardata a Rotten Tomatoes, era intorno agli 85. Okay. La critica, sai che sono i due voti. Sì. 38 mi pare. Per il pubblico. Tra l'altro è anche nell'anteprima del mio video, c'è proprio il voto, quindi in caso si può guardare quello. E Metacritic uguale, intorno ai 3 mi pare. Okay. 3 su 5. Invece se vai su Amazon è più alta. Il problema è che Amazon... c'è un po' di conflitto di interessi. Tra l'altro noi collaboriamo con Amazon Prime. Un saluto. In amicizia. Ma ad esempio vorrei partire, però magari sbaglio, in realtà non sto guardando la scaletta, Gordon Ramsay. A me quella cosa mi ha fatto sbagliare. No, aggiornatemi. Ah, il paragone, quindi sull'estetica degli attori. Sull'estetica degli esi. Io guardando il primo video, la prima puntata della serie, la prima cosa che ho pensato è quelli non sono elfi. No, esattamente. Cioè, sono elfi messi sotto una pressa. Esatto, non ha senso. Perché sono in 16 noni, cioè sono proprio così. L'unico che mi piace esteticamente è il re degli elfi. È Gil-galad. Però anche lui, secondo me, non... Perché gli elfi dovrebbero essere bellissimi, delle cose incredibili. Posso fare una domanda prima di iniziare, di addentrarci dentro a questo, al mondo dell'estetica? Il tuo bagaglio culturale a livello letterario di Tolkien? Io ho letto Il Signore degli Anelli... Quando è uscito il film, in pratica? Quando è uscito il film, che è 2001, io avevo 16 anni. Ho guardato il primo film, ho detto, madonna, che figata. Certo. Mi sono letto il libro e poi ho finito di guardare i film. Okay. E poi ho letto Il Silmarillion,
Ok. E l'Hobbit in realtà no, ma diciamo certo. Che essendo un racconto sì, per bimbi, se non era proprio. Sì. Certo. Ci ho provato, ho detto, però vabbè, dai, okay. Fa niente. E niente, poi la sera prima di addormentarmi, ogni tanto vado sulla wiki a leggere storie, Signori degli Anelli. Okay. Non ho mai letto altri libri, cioè ce ne sono tanti che il figlio di Tolkien ha fatto, ha messo insieme. Morto. Quelli non li ho mai letti, però cioè, veramente passo ore e ore sulla wiki o guardare video, cose del genere per informarmi sul, certo. Sul mondo della Terra di Mezzo. Tra l'altro la wiki è fatta secondo me molto bene perché ti distingue molto cosa è secondo molto, Tolkien, sì. Quindi diciamo quello vero, almeno che io canon chiamo vero, canon. Esatto, il canonico, e poi c'è la parte com'è in quel certo videogioco, com'è in quel film, in quella esatto. Serie TV, e quello è figo. E tra l'altro una cosa che... non è così scontata è che in realtà il canon vero sono l'Hobbit, il Signore degli Anelli, fine. Eh no, certo, gli unici due libri usciti cioè, con se lui, uno vuol sì, proprio sì, vero, essere così, allora io non sono assolutamente così, non mi interessa assolutamente, però per assurdo sono quei due. C'è il Silmarillion che è la storia degli elfi, la prima era eccetera, non è canon perché l'ha fatto il figlio. Però è per assurdo, nel senso, col fatto che lui ha preso la roba del padre io la considero vera, ma io ma ci mancherebbe, alla fine. Cioè, certo, però effettivamente sì. Se tu guardi già appunto la serie si sono inventati le cose, sì, ma no. Che cos'è lì, Frank? Cosa stai flexando? No, l'ho portato, no, in realtà l'ho portato per sicurezza, metti che serve. Cos'è? È un libro che in realtà è, prende tipo dizionario dalla A alla Z, prende un po' di cose del mondo del l'altro giorno ti sarebbe dei pacchi con tipo dei libri da 5.000 pagine dentro. Allora questa serie che non mi è piaciuta però mi ha risvegliato tutta una roba di Tolkien e quindi ti ha risvegliato un sentimento ho strano. Comprato tutta una serie di libri dell'Harper Collins di no, tutto non quel una mondo. Serie tutti quanti libri serie? Sono arrivati sono tipo 13-14 ma vecchio. No, è che in realtà non è solo sul mondo della Terra di Mezzo, è proprio sulle opere di Tolkien, cioè... Ma tu stai leggendo anche tipo una specie di biografia? No, quello l'ho letto, la biografia di Tolkien okay. Recentemente è figo perché trovi un botto di connessioni, quello è molto interessante, però in realtà che Tolkien ha fatto molte più cose, il mondo delle fiabe, cioè ha esplorato delle robe assurde. Però vabbè, l'ho portato qua che metti bene. Che serve, che dobbiamo parlare di un... Però mi sembra di capire che te, Fabio, ti trovi in quella posizione in cui magari uno da fuori pensa cazzo, questo è un tolkieniano convintissimo, in realtà no, cioè ti trovi in una posizione no, in mezzo in cui ti piace. No, okay. Sì. Okay. È un fanatico in realtà, sì. Top, no, infatti, esatto, no, molto infatti bene. Il discorso prima sul canon, non canon, cioè lo facevo solo per far capire che leggendo online recensioni, commenti e altro, cioè il range di fan di Tolkien in realtà va sì sì esatto, cioè quello invasato da quello che ha visto sì, il film sì, sì, tra l'altro ho sentito in un tuo video un termine che mi aveva colpito perché effettivamente non ci avevo mai pensato, dei nazi tolkieniani cioè la gente che veramente vabbè, smartella sì, tutto quello che non è sì, perfetto sì. In realtà l'ho copiato come il 90% di quello che si vede su YouTube no, l'ho sentito dire da un recensore americano credo mm-hmm. che sia, effettivamente indicava quelle persone che si lamentano che la trilogia di Peter Jackson non segue esattamente pagina per pagina il libro. Mm-hmm. Ovviamente è impossibile, cioè certo. Non no, fai. Beh, oddio, secondo me te Frank, se approfondissi la cosa potresti essere un nazi tolkieniano, perché no, come a metà. Aspetta, Frank è uno di quelli che ha visto i film, si è innamorato dei film e poi è arrivato al libro, li ha letti e ha detto "Non vorrei non aver mai visto i film sì, perché no, mi hanno rovinato qualcosa". Sì, secondo me per ricordarmi le cose giuste non posso più vedere i film. No, e... quello è vero. Perché poi ogni tanto ti fa le domande e ti viene esatto. La risposta, però dici "No, ma aspetta, nel film, ma è successo veramente è così?". Quello, ah, quello è vero. Tu ti stampi nella testa il film, però adesso non pretendo che i film li facciano esattamente uguali, però una cosa tipo Boromir che ha i capelli rossi mi sta sulle palle. Potevano prendere fargli i capelli neri, non ci voleva un cazzo, e quello mi dà fastidio. No, ma infatti, okay. Cioè, per assurdo l'aspetto fisico dei personaggi è la cosa su cui io rompo di più le palle. Ok. Perché la storia se la devi adattare un po' per esatto. Il film ci sta. Sono due media diversi, ci no, sta. No, ma cioè se uno c'ha i capelli corti, perché deve averli lunghi nel film? Vero? Ma che fastidio, no, è quello. Sono dalla parte giusta del tavolo. Che sono poi cose che in realtà non cambiano sì, ma, cazzo. Per quello. Né da un lato né dall'altro però. Però perché lo devi cambiare? È fastidioso. Ci vuoi mettere il tuo stile, cioè sì. Vuoi metterci quella puntina e gli cambi i capelli. Ma vi divido subito perché alla fine a Frank la serie non è dispiaciuta. No, allora, nel senso, se io secondo me se ci dimentichiamo aspetta, del... Aspetta, Frank ci diceva proprio è fighissima, una bomba. No, aspetta. Fino alla settima puntata. No, dipende, bisogna contestualizzare. Cioè, se mi dimentico tutto il mondo dei libri... E ha iniziato dicendo House of the Dragon è una merda spruzzo. Ricordiamocelo. Non ho mai detto quelle parole lì. Se io mi dimentico di tutto quello che c'è prima e dico provo a medesimarmi, anche se non ci riesco, nel guardo questa serie vergine,
è bella, cioè nel senso, secondo me, secondo me è fattore Signore degli Anelli. Esatto, no. Secondo me è visivamente molto bella, molto avvincente, ho avuto momenti di oddio cosa sta per succedere, quindi secondo me è proprio questo. Voglio sentire anche il parere di Fabio su questa cosa qua. Prova a fare cambio lato del tavolo, vado un po' più verso di lui. Tu pensavi di aver trovato un amico e invece no, niente. No, ci sono molte cose ovviamente da vedere, è bella, vuol dire hanno speso un botto di soldi, l'avranno spesi da qualche parte. A parte che ci sono alcune cose tipo il worg, il lupo. Okay. Che si intravede mezza volta che sembra un chihuahua. Oddio, non me lo ricordo. No, vatti a vedere un'immagine. Aspetta, ma sono quelli che vedono nel bosco con sotto nelle grotte con quando arrivano dagli elfi, quando parlano di tagliare l'albero. Ah, ok, sì, me lo ricordo male, ammetto. Quello è inguardabile, ti giuro, quello è inguardabile. Okay. E poi anche, vabbè, ci sono piccolezze, tipo alcune scene da fuori, quando inquadrano Numenor, in realtà solo quello, secondo me l'ha fatto un team diverso, perché si vede che non è fatto benissimo, però cioè, sono piccolezze, c'è da vedere, è bella, ci mancherebbe. E beh, fin qua siamo d'accordo. E il problema, secondo me, è che se togli tutto quello che è del Signore degli Anelli, allora, uno che non ha mai visto la serie, gli sparano in faccia storie, si nomi, capisce posti. Poco all'inizio, su questo concordo. Uno non questo 18 timeline, 18 storyline sì, diverse di persone. Sì, all'inizio è molto confusionario. Dice che comunque tagli fuori una fetta di pubblico che non conosce sì, perché quindi cioè quello, secondo me, mondo. Se uno non è appassionato del Signore degli Anelli e dei lavori di Tolkien, ci capisce niente. Si perde. Però all'inizio, secondo me. All'inizio, perché ti fa un po' questi salti temporali. Secondo me, però c'è già le palle. Cioè, dici l'hai già chiuso. L'hai già un po' più effettivamente. Esatto. Questo. Beh, però non solo all'inizio, cioè alla fine. Quando dopo c'è. Mi sembra un po' più. Non vorrei far spoiler. Quando. Tra un po' li fa. Se no, li iniziamo già a fare, diciamo. Tanto. Ma l'ha vista chiunque. Cioè, chi è interessato l'ha vista. Cosa no, ma poi basta che avvertiamo. Iniziamo gli spoiler. Possiamo parlare liberamente. Siamo arrivati a 20 minuti senza spoiler. Prova dell'ultima cosa. Cioè, la gente non è legata ad alcuni posti, tipo quando ci sono i reveal dei personaggi. Vero, è verissimo. O il reveal del posto che viene scoperto. Cioè, se uno non è legato, che non conosce già quel posto, non si vive quell'emozione. Ok, sì, quindi quello è diventato quello. Okay. che ne frega. Questo sono molto d'accordo, però dai, ci sono dei momenti di battaglie o eventi che succedono che un po' ti viene da dire cosa starà per succedere, come finirà. Infatti quell'episodio, quello della battaglia, è bello. È carino, ti prende un episodio. Quello sì, finita la battaglia, fanno delle scelte che insomma, non lo so. Ma di che battaglia state parlando? Cavolo, quando arrivano i numeri. Si può spoilerare. Ah, ok, in quel momento lì, ok. Quando arrivano, sì. Però anche lì. A me è piaciuto. Sei in un villaggetto del cazzo. Okay. Piccoli. No, cioè, nel senso, cosa c'è di epico? A parte la cavalleria che entra dentro a questo paesino. No, ma infatti bravo proprio. Cioè, epicità. Sì, che tra l'altro loro scendono dalla nave e poi corrono come se non ci fosse domani. Hanno tagliato un pezzo. Dove? Sì, cioè, sì. Si mettono a correre come se li aspettassero. Beccano il paesino. Beccano il paesino che nessuno sapeva. Cioè, nessuno lo sapeva. A caso, arrivano lì per caso. Ma lì mi era stato sulle palle anche l'elfo protagonista che combatte contro un orco e fa una fatica del. Anche lì sono d'accordo. Anche lì c'è una scena in cui c'è l'elfo, non mi ricordo se è sdraiato, chinato, comunque steso da qualche parte, arriva l'orco, lo guarda. Che nella mia testa fai così. No, lo prende, lo sbalza da un'altra parte. Dai, no, allora è bella l'esplosione che c'è. Quella mi è piaciuta un botto. Ok, ok. Da vedere, sì. Però ecco, sui combattimenti, effettivamente i combattimenti singoli sono bruttini. Anche sono come si muove Galadriel, secondo me si muove male. È proprio sbagliata come attrice. Secondo me è proprio... No, oltre per il combattimento è proprio sbagliata dall'inizio alla fine. Sì, dice recitativamente parlando. Sì, secondo me sì. No, non è bravissima. Ma però ha fatto ridere nell'ultimo episodio, lei a un certo punto corre. Spoiler! No. Corre. E corre in una maniera iper goffa. Ok, però è Galadriel che combatte scivolando sulle cose. Secondo me si muove male. Cioè, gli elfi dovrebbero essere questi esseri super leggiadri che danzano. Legolas. Esatto, Legolas secondo me lo sa fare bene. Tipo il combattimento, vabbè, della prima scena, quella spoileriamo, contro il troll. Esatto. Alla fine lì è bello quello che fa lei. Okay. È brutto che poi ci siano 7 elfi che la guardano. Era un po' a turno. Elfi che girano per anni, cazzutissimi. Sì, effettivamente non hanno idea di come far niente. Sembrava un po' il primo Assassin's Creed che combattevi a turno uno per uno contro le guardie. Esatto. Vero. Però io ammetto che in tutto questo non ho ben capito la questione dei diritti. Cioè, nel senso, non ho capito quelli quanto hanno giocato sul poter poi riuscire a fare una storia realmente bella. Oppure in realtà magari hanno dato spazio libero, quindi potevano. Si sono andati a complicare il loro lavoro. Allora, da
quello che hanno detto, loro hanno i diritti per i tre libri, okay, la trilogia, certo, e lo Hobbit e gli appendici del libro, Signore degli Anelli, e okay, basta. Quindi secondo me anche per quello c'è il motivo, fai, per cui hanno tolto tutta la storia principale degli elfi, quello che era successo prima degli elfi che rubano le navi, perché gli elfi non sono tutti buoni, cioè c'è stato, okay, una semi rivolta, cerco di concretizzare, sì, perché sì, certo, chi sì, non sì, è appassionato dice vabbè, sì, cazzo, ci sono bruciati le navi a vicenda, okay, per dire, cioè, okay, ok, tutto tagliato, completamente tutto, okay, tagliato. Secondo me a sto punto è perché non avevano i diritti. Non avevano i diritti, lo so, okay, perché veramente penso la storia, sì, forse sì, in maniera lineare, forse sarebbe stato più semplice, avrebbe reso di più, mi vorrebbe da dire. Esatto. Ma infatti, okay, quello che io un po' mi sono chiesto: ma che senso ha fare questa serie se non hai i diritti di tutte quelle cose di cui vuoi parlare nella serie? Esatto. Cioè, perché te le devi inventare. Si sono basati sull'appendice che aveva nozioni, quella, una cronologia, e hanno fillato tutto il resto. Cioè, per dire, il fatto che Finrod sia resuscitato, il fratello di Galadriel, okay, che muore, e praticamente Galadriel è creata sulle fondamenta che gli è morto il fratello, okay, e a quanto pare il marito, che, okay, non è vero, perché no, infatti in realtà però, esatto, non c'entra niente, c'è nella trilogia, infatti, esatto, vabbè, magari salterà fuori Celeborn, giusto, Celeborn, okay, sì, c'è nella trilogia, sì, sì, però Finrod, ok, muore, però subito dopo viene resuscitato, okay, quindi adesso tecnicamente Finrod sarebbe vivo, okay, ah, cioè nel Silmarillion viene, sì sì sì, ah, cazzo, okay, perché gli elfi non muoiono, cioè muoiono fisicamente però non possono morire con lo spirito, con lo spirito, e quindi, certo, lo spirito viene messo in questo specie di purgatorio in attesa di essere reincarnati, ok, però era talmente figo Finrod che le divinità hanno detto vabbè, questo lo incarniamo subito, ah, e quindi esatto, quindi sì, cioè, è veramente basato tutto su lui che muore. Sì, assolutamente, sì. Infatti sono cioè davvero non capisco come abbiano potuto farlo, anche però... perché hai detto tu una roba sensata tempo fa in treno, incredibile, hai, grazie, detto cavolo, cioè tu stai mettendo un team di sceneggiatori X a cercare di creare una roba che ha creato un genio della letteratura, ma poi gli sceneggiatori, non so dove averlo, cioè... detto, ma top, sì, cioè top. Non puoi. Cioè, no, infatti, anche, è che il problema anche di Game of Thrones. Mi sembra una sfida un team a sfidare un, sì, sì, per quello che poi hanno preso Martin per fare House of the Dragon. Sì. Perché, no, vabbè, no, quelli c'erano già i libri. Sì, quello è preso un libro. Sì, però, ma lo sto leggendo, ma c'è un botto di roba diversa. Boh, è un po'. Vabbè, però. Però, scusa, dove. Ah, sì, effettivamente, gli sceneggiatori adesso si devono inventare tutto. E quindi però ci sta, cioè, secondo me il problema non è tanto il quanti paletti hai, quanto ti stanno comunque chiudendo a livello di lore, ma proprio come scrivi. Cioè, secondo me loro, sì, potevano inventarsi quel cazzo che gli pareva, però scrivere una serie forte. A, sì, prescindere, no, da tutto, vero, quella serie, libertà. Sì, come, sì, scrittura è debolissima. Ma infatti, c'è, cioè, una cosa, hanno annunciato questa serie prima che uscisse, tutti quanti, oh, gli elfi neri, papà. Passato quella fase, è uscita la serie, noi abbiamo iniziato a guardarla, gli elfi neri sono passati come problema in, sì, fondo, problema dopo, stanno rispettando quello che ha scritto Tolkien, abbiamo finito la serie, abbiamo guardata tutta, anche quello è passato in fondo, problema principale, la serie fa schifo. Cioè, è quello. E si è passati a step di problemi. Cioè, i dialoghi sono veramente brutti, sì, 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 che da un lato io li giustificavo all'inizio, perché comunque anche un pochino nel Signore degli Anelli c'è questo problema, cioè tu stai facendo fare a degli attori dei dialoghi che non sono, per come proprio scrive Tolkien, facili, cioè sono, sì, difficili, sono strani, non sono reali. Infatti, sì, in realtà quelli, sì, belli, sì, che, quelli... ti ricordi del film erano presi dal libro, gli altri non te li ricordo. No, nel senso, cioè è comunque roba difficile da recitare bene. Vabbè, ok, certo. Qui proprio è scritto male, cioè ieri ho visto in una puntata, a un certo punto c'è uno che urla sono buono! Sono caduti i coglioni per terra e sono andati sotto. Però posso dire anche una roba su questa roba qui, che mi ricollego poi a un tuo video. In realtà contano anche tantissimo gli attori. Cioè, se tu dai un dialogo di merda in mano a un attore, non è detto che quel dialogo di merda ti passi come tale, poi effettivamente, perché magari te lo valorizza, sì, talmente tanto che dici. Però io pensavo infatti a Signore degli Anelli, dove hai comunque un Elijah Wood che è un attore bravissimo, ha un Viggo Mortensen che è bravissimo, e comunque fan fatica. Cioè, se lo guardi in lingua originale è strano. È vero che fa fatica, no, questa ha ragione. Vabbè, però tutte sembrano un po' ridicole. I meno bravi, posso dire. Ma sono bravissimi. Sì, Frank. Ma c'hai Ian McKellen, esatto, e Christopher Lee che parlando di ma infatti loro sono bravi. Loro non escono la cosa. Però hanno anche un ruolo diverso, nel senso che sono, essendo... dici che è più facile perché sei più epico. Sì. Sì. Mi è piaciuto molto comunque la squadra di attori che avete scelto. Adesso che ho sentito dire che Viggo Mortensen non è un bravo attore. Sì, ma Ian McKellen. Ho capito. Comunque per i sceneggiatori non so
so se avete guardato i loro lavori passati. No, no. Cosa hanno fatto? Niente. Questo, come niente. Però posso dire, si vede. Cioè, nel senso... questo è letteralmente il loro o secondo o terzo lavoro. Ma è assurdo. Ma è la serie più costosa nella storia delle serie. E prendi due che non hanno praticamente mai fatto niente. Forse da qualche parte hanno dovuto risparmiare. Però sai una cosa. La stessa cosa vale anche per gli attori. Nel senso che quando annunciarono il cast, è vero, gli attori per invece il 95% non avevamo mai fatto un cazzo. Invece in House of the Dragon ce ne sono alcuni almeno conosciuti. Esatto. Che è un po' aiuta, secondo me. Però quello che dicevo io è fighissimo, perché hai degli attori che devono comunque dimostrare qualcosa, magari tirano fuori delle mine a livello di recitazione. Esatto. Poteva valere la stessa cosa per gli sceneggiatori. A conti fatti, quello che mi viene da dire, no, è un flop. Sì, no, quello sicuramente. Mio parere personale, gli unici due che si salvano sono Elrond, che per quanto non sembri un elfo, Brian Stinson è bravo da elfo. Sembra Brian Stinson. Chi è Brian Stinson? Scusa, Barney. Un saluto, sì, Brian. E Durin, secondo me sono che Durin, poi è quello che dicono tutti, cioè alla fine la storia fra Durin ed Elrond è l'unica bella sostanzialmente, sì, cioè le loro interazioni sono belle. A volte ammetto che in alcune scene il loro rapporto mi ha un po' cringiato, non lo so, sembra di guardare tipo un Friends, esatto, una roba un po' particolare, però no, sì, è vero che non è costruito male, non però è... scusa, sì, e Elendil non ti è piaciuto? A me è piaciuto un botto come Elendil, sì, come attore, sì, anche lui. No, cioè, no, mi sembra molto il padre di Isildur. Sì, è il padre, okay, di Isildur. Okay. Cioè, nel senso, vedi questo comunque con una faccia molto invecchiata, molto affaticato. Lui, sì, lui come attore, sì. L'ho visto quello bene. Che ha fatto il personaggio, okay, meno. Ok, ci sta. Lui come attore, no, è vero, anche lui. Mi sembra bravino. Anche lui, sì. Diamogli un punto. No, comunque mi collego alla cosa degli sceneggiatori, in effetti è importantissima, ma me l'aveva insegnata Rob McQuack guardando qualche suo video, che basta guardare la wiki di quello che hanno fatto, ed era la stessa cosa, tipo, mi sembra, per Obi-Wan, che se tu vuoi, sì, vedere cosa ha sceneggiato lei, mi sembra che, okay, sia lei, non ha fatto praticamente niente, ed è assurdo che lo diano dei, no, aspetta, la regista, sì, dici. Ah, forse era la regista. Non che comunque la stessa cosa, perché la regia di Obi-Wan, sì, anche quella, mi dispiace dirlo, ma è una merda spruzza, è molto tecnicamente merda, proprio sottotono, sì, cioè, sì, totalmente. Ma mi raccontava prima Fabio che secondo me è interessante che tu ti sei approcciato alla serie senza aver visto o sentito nulla, cioè nel senso non è che io sei arrivato zero con... totale, sì, okay, sì, infatti anche i miei amici ne parlavano, ovviamente online si, beh, vedevano, sì, articoli, vede, video, certo, altro, però li ho evitati perché, certo, non volevo avere pregiudizi prima di partire. Certo, chiaro. E proprio, poi, quando esce la guardo, così, sì, però posso proprio ragionare. E anche i primi 3-4 episodi li ho guardati. No, i primi 3 in realtà, perché, okay, sono usciti i primi 3, mi pare, insieme. Sì, i primi 2 o 3. Sì. Comunque i primi 3, che poi ci ho fatto la recensione dei primi 3 insieme, certo, perché li ho guardati insieme. Non ho guardato altre recensioni, commenti né altro. Cioè, proprio l'ho guardata da solo nella, okay, mia camera per avere un'opinione. Ma sei uno di quelli che proprio anche tipo evita i messaggi degli amici. No, scompare per 2 settimane, scompare per un mese, come Sabaku quando deve giocare un gioco della prova, sì, si chiude, esattamente. No, tanto lo guardate tutti insieme, quindi mi sono messo lì una sera e lo guardate, sì, sì. Però sì, poi a un certo punto fine... ti si è trasformato in una sorta di commedia, cioè stavi guardando una commedia, per darci, cioè, il fatto, sì, è, sì, quello, sì, cioè le vibe che respiri sono quelli di una roba da Canale 5, Magica, sì, Avventura, da sì, non sitcom, no, ma da, sì, sì, roba leggerina, non sei d'accordo, non sei d'accordo perché loro si salvano visivamente, sì, ma hanno dei dialoghi come orrendi. Su Canale 5, no, non vedi quelle cose. C'è da dire questa cosa, secondo me è una lode da fare a questa serie, che secondo me è veramente esteticamente la serie più figa che sia mai uscita a livello anche di particolari, com'è, come si vedono, sì, ambientazione, dopo, sì, anche di particolare, allora posso dire le armature, questa magari è una roba serie che ho percepito solo io, fighissima in alcune cose, un po' fintina in altre, cioè mi sembra un po' a volte, sì, si ritorna nel regno della plastica, quelle, ok, anche per le luci. Secondo me quelle proprio le luci, cioè, okay, luci fredde sparate in faccia alle persone, anche dentro alle miniere, sì, sempre illuminati da Dio, sì, con i glaive, cose, sembra che ci sia un set dietro, sì, infatti secondo me, cioè, è molto bella in città, sugli elfi, quando deve essere così, però poi vedi i nani con le robe che sembrano di plastica, che luccicose, cioè il mood di Gran Burrone su tutto, esatto, del vecchio Signore degli Anelli. No, oddio, quindi... Gran Burrone era tanta roba, no, cioè, nel senso, c'è il mood lì, okay, tutto, okay, tutto, okay. Che poi era un po' il problema, che non mi faceva piacere l'Hobbit, sì, sì, l'Hobbit, sì, è vero, sì, no, sì, vabbè, sì, lì è tutto placata, cioè, sì, sembra, esatto, lo studio di Barbara D'Urso. È proprio così, non ci avevo pensato, ma in effetti è vero. No, volevo chiedere a Fabio, giusto per un attimo fare un punto, volevo chiederti le cose che ti sono piaciute di più della serie e le cose proprio che ti hanno fatto uscire di testa. Si può spoilerare? Si può spoilerare. Allora facciamo un alert spoiler. Sì.
Ok, siamo rientrati dall'allarme spoiler. E Nick stava per darci i primi spoiler, giusto? No, allora, no, sì, cosa sì? Io non mi avete spoilerato il fatto che quando si mette l'anello scompaiono. Va bene, grazie. Io tornerei a Fabio che ci dice ciò che gli è piaciuto e ciò che invece grazie Nick, è bellissimo. Ciò che gli è piaciuto tantissimo e ciò che invece hai odiato di più, che ti ha fatto uscire di testa. Allora, come abbiamo già detto, è sicuramente bella da vedere, costumi, okay, in certe situazioni e comunque come sono state create le ambientazioni. Cioè Numenor è, secondo me, è bellissima. Spettacolare, ci sta. Sì, okay, sì, sì. Quello anche Casa Doom, anche Moria, sì, bello, sotto, mi è piaciuto, è appunto luminoso, un po' troppo, non lo so. Sì, all'inizio mi faceva strano tutta quell'acqua, poi me la sono fatta andare bene. Esatto. Però all'inizio un po'. Anche me ha detto, cioè, cosa ci fa qua? Sì, però sì, poi, fa un po', però poi è bella, sta, sì, sì, fatta bene, anche perché gli elfi, ripeto, secondo me sono fatti molto bene, quindi un po' te la fai passare, sei lì con gli elfi, cioè con i nani. Infatti, no, infatti stavo guardando le foto degli elfi, stavo pensando agli elfi schiacciati dalla pressa e poi dopo ho detto. Avevo in mente l'immagine di Aaron che passeggia sul ponte con l'acqua di allora, non lo so, è venuto da dire elfi. Ma i nani non camminano tutti tipo soldatini, tipo super ingessati, non avete avuto solo impressione? Solo le guardie, quelli con le armature, le guardie nani fanno molto guardie della regina, secondo me, o sulle armature oppure sono nani veri. Ma no, per essere bassi rispetto agli altri, no, è che camminano da lontano. Sono gli unici inquadrati da lontano, alle maschere tutte camminano proprio così, cioè camminano, è una camminata militare. Sì, nel senso che sono coordinati, una marcia militare. Io quello dicevo, sì, guardi, allora no, però mi ha fatto strano, non so perché. Ma secondo me si è per dargli l'immagine appunto di militare, perché effettivamente sono solo loro. Sì, sì, ha senso, sì. Insomma, è per quello. Finite le cose belle. Finite le cose belle. A colpo d'occhio, quindi, non neanche a livello di. No, ne ancora. No, beh, la storia di Albrand a me è piaciuta abbastanza. Okay. Ho visto che molti l'hanno criticata, ma personalmente non è dispiaciuta. Okay. Cioè, il come hanno girato. Adesso stiamo spoilerando, vero? Sì, spoiler. Però spoileriamo anche te. Sì, mi va bene, guarda. Mi accollo sta roba. Ok. Sì, sì. Okay. Diciamo che è Albrand. Sauron, bravo! Sì, io l'ho detto alla prima puntata. Anche tu lo dicevi. Ci poteva no, arrivare. Io ne ho detto di tutto. Posso dire anche qua. Non si chiama Albrand. È vero? Perché senso? Si chiama Annatar. Però che cazzo gli costava? Ma è un nome. No, è quello vero, però aspetta, allora. Però comunque, perché scusami, non c'è uno che guarda lui la serie e poi l'avrebbe capito immediatamente. Esatto, cioè, qua mi sento di difenderli per questo motivo. Cioè, se fa arrivare un elfo che inizia a parlare con Celebrimbor, anelli, craftiamo, te ne accorgi subito. Va bene. Cioè, alla fine l'hype credo che sia stato solo dietro quello. No, cioè, no, quello anche l'altro. Dimmi che è Gandalf. È Gandalf. È Gandalf. Anche lui è Gandalf. Infatti lì tristissimo. No, tra l'altro, lui non si sa ancora. No, allora, al 100% sostengono ancora di no. Perché allora, tecnicamente sì, Gandalf arriva nella terza era. Esatto, lì è tutto vabbè sbagliato. Ma vabbè, anche me che lo chiamano poi Istar, non mi ricordo come lo chiamano. Lui è uno degli Istari. Esatto, ce ne sono altri due, i maghi blu. Che sono Radagast e... Radagast è quello marrone, poi c'è Saruman, che è quello bianco. E poi ci sono i due maghi blu, Pallando, cioè dei nomi super buffi, sembrano dei, non lo so, dei giochi per bimbi. E forse arrivano nella seconda era, quello non si sa, quindi potrebbe essere uno di loro due. Però alla fine della serie, gli Stari che abbiamo noi, lo straniero, cita il Gandalf del Signore degli Anelli, perché dice: quando sei nel dubbio segui il tuo naso. Ed è la stessa identica frase che dice Gandalf nella trilogia. Beh, dice anche, vabbè, che magari è una frase, ma proprio quando prende il bastone fa un po' una cheat a quello dice al Balrog. Sì, secondo me non quello che dice, però il fatto che sbatti il bastone. Beh, però anche luce quello bianca che dice, io l'ho capito da lì. Onestamente non me lo ricordo. Dice tipo, perché in inglese dice I'm a servant of the secret fire, wielder of the flame of honor. Ah, perché dice tornate nell'oscurità. Torna nell'oscurità. Esatto. Dice anche Balrog. Go back in the shadow, flame of Udun. Dice una quella film e dice così. Dice quella frase lì. No, è vero, è vero. Ma perché tra l'altro io ho sempre guardato tutto in inglese, però la serie per fare le recensioni. No, guardi in italiano. Come l'hai guardata in italiano? Mi sposto, me la sono guardata prima in inglese per i fatti miei, poi per la recensione, per tagliare i video e altro, l'ho guardata in italiano. Quindi ho un po' di frasi di qua e un po' di là, no? Vabbè, però effettivamente dice torna nell'ombra, una cosa del genere. Tra l'altro,
cioè, la cosa che fanno mi è piaciuta, cioè che prima ti fanno pensare che sia un personaggio e poi ti sbattono la realtà. Sì, li ho sparati tutti su di lui, cioè poteva essere chiunque. No, no, anche... proprio nell'ultima puntata. Ah, ok. Che loro, cioè, è che Devo ricordare, perché te l'hai vista ieri, infatti io avrei dovuto rivedere. Vorrei tanto puoi spoilerare. Non volevo rovinarla tonno. Ma cosa mi stai rovinando? No, si fotte, cazzo, doveva guardarla. No, che arrivano pensando che lui... che lui sia Sauron, ah, esatto, e lo provano esatto, a prendere esatto. per portarlo e, sì. e educarlo da Sauron. Però e lì poi... ti faceva dire che cazzo non può essere. No, io invece Sauron. Ho pensato è Sauron, ma okay. impazzisce e spacca tutto. Ok. E invece poi c'è la roba con i pelopiedi, bla bla bla. Quello è l'unico punto di pelopiedi che mi è piaciuto un po', okay. carini. E poi alla fine dicono, ah no, non è lui, è l'altro, e vanno via. Quello mi ha fatto non schifo. Ho proprio capito. Cioè, vive proprio di questi momenti che non hanno senso. Sì, sì. La serie. Cioè, loro vanno lì perché praticamente pensano, la bionda Eminem. Sì, sì, okay. va lì per prenderlo come Sauron. Okay. Quindi lui sembra Sauron, fa un po' di macelli. Okay. E poi alla fine lui fa un dialogo con la pelopiedo, scopre di essere buono. Mm-hmm. Urla questa frase sbattendo il bastone e fa io sono buono! Mi ha fatto cadere le palle. E Eminem dice non è Sauron, è l'altro. E okay. vanno via. Ah, ok. Cioè van via le tre tipe. Le uccide, cioè non sì, è che van via. Ok, no, mi stavo mezzo addormentando. Non mi ricordo, stavo mezzo addormentando. Okay. Però sì, lui dice cioè dicono non è lui, è l'altro. Come se sì. cioè non ho capito questa che cosa. E poi anche l'evoluzione di lui, di Gandalf. Sì, ma ha fatto troppo lì, da un giorno all'altro prima non sapeva parlare, esatto. poi fa discorsi super elaborati. Ma lì è perché l'hanno svegliato. In che modo? No, lui dice mi hanno fatto vedere sì. quello che sono. Okay. Lo svegliano. Sì, vabbè, tipo. Ma cioè ma perché a un certo punto una delle tre dice ad Eminem vai e sveglialo, cioè, e lei va a fargli sta cosa e lui da lì capisce, sa tutto. No, ma poi secondo me anche il fatto tipo quando le ha difese dai lupi, mi pare, cioè un po' gli sbloccavano delle cose, sì, no, se li aveva già tutto però dentro lì non ho capito, cioè l'altro è perché loro sapevano che c'erano Sauron e un altro caduto dalle stelle. Infatti me lo sono chiesto anch'io, cioè l'altro cosa vuol dire, cioè perché come se ci fosse una profezia, sapevano che arrivava. Esatto, loro sì. secondo me sapevano che arrivava. E hanno fatto un 50-50, sarà vero. Mm-hmm. Non l'ho ben capito neanche io, onestamente. Ma anche perché Albrand era in mezzo all'oceano, non si sa come c'è esatto. finito. Esatto, cioè non è caduto dalle stelle lui. Come ci ho pensato anch'io, però potrebbe essere in realtà. A questo punto vale tutto. Però quello che mi chiedo è: se Eminem va per educarlo sì. e sa che è questo che ha delle stelle non sa un cazzo, è sì. una meba che gira per il mondo. Perché Albrand non è così? Ah, anche Albrand in ma infatti Albrand è incoglionito come vita, o sbaglio? Sauron non è lì da una vita. Nella verità o nella storia? Scusa, nella serie TV o esatto, cioè anche nella serie TV, perché se lì nella serie TV era il fratello che combatteva per gli uomini che hanno tradito gli ma magari ha 20 anni. Effettivamente comunque anche nella 20 anni. Nel film effettivamente potrebbe essere da tanto, cioè. Però se loro vanno a cercarlo in quel momento dice cioè, non ho capito. Beh, però t'ha appassionato, perché vedo no, è solo che non ha capito un cazzo. Si è addormentato. E poi non so il finale. Non so proprio l'ha irritato, non l'ha appassionato. Da come vedo. Io mi sono perso quando Albrand scappa. Okay. Da che dove non lo trova più. Gli anelli. Scappa. Okay. E lì mi sono addormentato. Ma non ci hai perso tantissimo. Dai, alla fine. Tipo 10 minuti. Esatto. Non sì. so che cazzo succede alla fine, però. Fanno gli anelli. Sì, Galadriel dice: Sauron ci ha detto come fa gli anelli. Facciamoli lo stesso. Esatto. Perché anche quella è un'idea che, cioè, essere lì dici, cioè. Però loro lo facevano alla fine per fare. Sì, per mantenersi. Gli elfi. Sì, sì, sì. Ma anche però, quella cosa, no, scusami, però, senza dire niente agli altri. Ok, agli altri. Sì, Galadriel. No, cioè, è vero, è vero. Cioè, c'è gli elfi che stanno facendo gli anelli senza saperlo, e Galadriel lo sa. Lei va da loro e gli fa. Se vi parla di nuovo, ignoratelo. Esatto. Non dategli più fiducia. Pesissimo. Però finite gli anelli, ammetteteveli, finite gli anelli, però non parlategli. Non parlate. Queste erano ancora le parti belle. Stiamo ancora sì, parlando no, delle sì, cose sì, belle. Infatti, prima di sentire quelle. No, no, era per dire che sì, no, infatti, io prima di sentire proprio le parti che ho odiato Fabio, volevo chiedere a Nick se ti è venuta voglia di vedere questa serie. Oppure. Un po' mi dispiace da sapere come finisce. Ok. Quindi ho pensato, vabbè, prima mi faccio la trilogia iniziale, magari mi dimentico di tenere il potere, se vuoi, elimino gli spoiler. Secondo me fra 2-3 anni te la puoi rivedere. Posto, sì, esatto. Sì, sì. Anzi, magari mi leggo più i miei libri, 100%, un po'. No, 90% non esiste più fra 3 anni quella serie, quindi... Cioè? L'hanno già rinnovata 5 stagioni. Sì. Che cazzo dici? Sì, 40 subito. Episodi. Che cazzo fanno? Boh. Ma questa è la prima stagione di 5? Ma hanno cambiato gli sceneggiatori, tutto, cioè gli attori, la fanno da capo. Ma hanno fatto reset. Ma li cambiano, cosa succederà? Non lo so, dicevano che... Però sai, quelli...
articoli letti, rumors, in internet, sì sì, rumors che li stanno cambiando. Okay. Però, quindi la serie non è già tutta scritta o in larga parte? Io spero di no, onestamente non lo so. Magari la, magari la le tracce, esatto, sanno la progressione dei personaggi, anche perché era veramente la cosa che in realtà uccide di più sono i dialoghi. Cioè se tu prendi comunque quella storyline e ci metti dei dialoghi carini, una regia carina, perché in realtà House of the Dragon, l'ultimo episodio, con molto meno budget e varie, cioè l'ultima scena dell'inseguimento, quella è bellissima. Ah, ti tiene lì. Cioè, quella è bellissima. No, è ma poi in House of the Dragon, cioè, è diversissimo il mondo e secondo me è quello, adesso ho pensato, trilogia di Peter Jackson, ci sono i buoni nel mondo della Terra di Mezzo, i buoni sono buoni, punto, non mentono, non uccidono, sono buoni, cioè proprio puri, sono paladini, tutti. E poi ci sono i cattivi. Negli Anelli del Potere, cioè non ci sono cattivi, sta succedendo una storia con solo dei buoni, l'unico è il papà degli orchi, quello è vero, vabbè, sì, quello, sì, è l'unico, quindi stai cercando di mettere dei personaggi buoni che sono dei paladini fra di loro, sembra, sì, però quello forse è una tendenza generale degli ultimi anni, cioè nel cattivo ci trovi anche qualcosina di buono, tipo Galadriel con la regina di Numenor, cioè sono due persone buone che però si stanno battibeccando, però lo sai che non è che uno ammazza, forse adesso c'è quello a Numenor col barbone che lui è il primo che prende il potere. Però House of the Dragon, cioè tu guardi un personaggio, mi sai dire se quello è buono o cattivo? È vero. No, in realtà no, ognuno fa gli interessi della sua casata, cioè ci pensa, è più umano. Quello ha ucciso quell'altro, però quello là aveva stuprato quello là e quella là aveva ucciso quell'altro là, e quindi cioè non c'è un buono. Sì, ci sono delle sfumature, fanno vedere, sono molto più sfumate invece nel, però io un po' tifo in House of the Dragon. Beh sì, beh, quello là è la cosa figa. All'ultima puntata poi ti caccia un gaso per ricordarmi. Vabbè, ma torniamo alle cose che ti sono piaciute di meno, quindi di meno, a questo punto. Sì, penso le abbia finite quelle belle. Fin troppo. Ma di meno, io in quanto estimatore dei nani, la storia del Mithril che ha la luce dell'albero degli elfi. Che roba è? Completamente inventata senza senso. Ah, Io ero sconvolto da quella cosa. A caso, cioè semplicemente con il Mithril, che è questa pietra, questo che minerale, solo le armatumaglia e bella lì. No, perché in teoria lì lo scoprono e da allora inizieranno a usarlo. Come si salverebbero gli elfi con il Mithril? Perché c'è un po' di luce degli alberi che c'erano nella terra degli elfi. Ok. Elfi, terra degli elfi, ci sono due alberi che illuminano tutto. Ok. Vengono mangiati da... Sì, si vedono anche quelli giganteschi. Esatto. Okay. Il capo di Sauron, Morgoth, li distrugge. Sì. Insieme ad un ragno. E questa luce sparisce. Però ci sono tre gemme che girano per il mondo che ha fatto il nonno di Celebrimbor, credo. Ok. Credo che fosse il nonno. Ci sono tre gemme che contengono la luce di questi alberi. Ma adesso stai raccontando la cosa in teoria vera? Sì. Ok, ok, infatti. Sì, sì, sì. Okay. Infatti dicevo, cavolo, ma allora è molto più intensa la serie. No, questa è... questo è quello che era. Esatto. In qualche modo, che onestamente non ho capito, non mi ricordo, questa luce, praticamente, avevano piantato degli alberi da qualche parte, io forse. Non mi ricordo. Comunque c'erano degli alberi che tramite le radici sono andate sottoterra e hanno impregnato il Mithril, minerale, della luce di questo albero. Okay. Ok. E quindi un po' di luce è finita in questo. Dove si fanno i vestiti alla fine, cioè, c'hanno le giacchette che si illuminano sostanzialmente della luce degli elfi. Okay. E questa luce terrebbe vivi gli elfi sostanzialmente. Okay. Che può anche filare come cosa o no? Sì, spiegata, sì, potrebbe effettivamente anche filare, non so più filare. Senso nella serie non si capiva, io per me un po' superficialmente è cazzo che abbiamo trovato sta pietra magica, mo siamo vivi. Anch'io, esatto. Però Mithril brilla, ci salva. Infatti è quello, cioè il discorso di prima, cioè se uno non sa tutto quello che c'è nei libri, tutto quanto, dice ma chi se ne frega, hanno trovato una pietra, cioè cos'è? Cioè in realtà anche il mo facciamo sti anelli, siamo salvi, perché gli anelli sono fatti di Mithril, sì, quindi te lo fa andare bene, nel senso, ok, c'ho l'anello che c'ha un po' di Mithril dentro perché c'ho solo una pietrina di merda. Perché tutto il mio popolo vive? Sì. Allora, anche nell'originale gli anelli servono per non far decadere gli elfi. Mettiamola così. Ovviamente però non si sa niente, perché come abbiamo detto prima, appendici vuol dire che sono due righe, e da due righe ci devi tirare fuori tre puntate. Ok. Però effettivamente così anche nella serie originale. Però fa ridere che c'ha tre anelli messi da gente a caso, fanno tirare su tutto il regno. Però magari elfi, hanno, cioè forse avevano in mente che intanto loro si facevano l'anello e poi andando avanti trovavano altro Mithril, costruivano qualcosa di più complicato. Cioè forse è così. Però è quello il punto, cioè se non hai uno che te lo spiega, è quello. La guardi, dice, succedono cose. Ma anche perché mi viene da dire, in realtà è in teoria in quella serie TV è il fulcro questa cosa, è quello che in teoria Ma chiaramente adesso storia. In realtà girerà, perché sarà loro che hanno fatto i tre anelli. Nella puntata finale dicono: mi raccomando, solo gli elfi devono usarli. Okay. Sono solo per gli elfi.
Valese, Sauron, ha capito come si fa? Va a fare il culo a Moria, prende tutto il Mithril, si fa gli anelli, li distribuisce a tutti e finisce tutto. Potrebbe essere, potrebbe essere. Potrei partire per una tangente che dura due ore, quindi non lo farò. Perché in effetti poi sono tutte le teorie su come andrà avanti. Non vorrei dilungare troppo, però cioè, questi tre anelli rimangono loro, lui ne farà degli altri che dà ad umani e nani. Esatto. Però sì, nella serie effettivamente ci potrebbe essere in mezzo il Mithril, non lo so, quello onestamente non lo so. Se lui scopre questa cosa qua del Mithril, cioè li fa senza Mithril? Ma in quello originale uno dei tre anelli, quello di Galadriel, è conosciuto come l'anello in Mithril, detto in elfico, non mi ricordo il nome. Ok. Quindi c'è solo quello in Mithril, cioè il Mithril non c'entra nella storia originale, solo, ci fai solo le giacchette. Non serve ad altro. Attenzione, Frank ha aperto il suo almanacco. Prego, prego, apri l'almanacco. Posso tranquillamente dire delle robe. No, che non mi ricordo un cazzo, anzi era per integrare ma non mi ricordo niente. No, beh. Vai pure avanti con le schifezze. Quindi sì, la storia del Mithril è puramente di questa storia, che tra l'altro in quello originale c'è anche Numenor, c'è il Mithril a Numenor, piccola nota. Ok. Ma magari lo scopriranno lì allora. Adesso. Però in teoria non deve essere sommerso. Sì. Infatti dite sono arrivato. Succederà molto più avanti. Sì, perché adesso secondo me, cioè, anche secondo me sono buona. Non la fanno sommergere. Ah, dici no? No, la fanno sommergere, però non li fanno trovare in Mithril a Numenor. Okay. Dicevo quello. Però adesso c'è tutta la roba di Numenor che è sotto un altro stendardo. Infatti mi chiedo quanto durerà la cosa di Numenor. Cioè, magari invece la prossima serie viene. Lo stendardo, io non ho capito se sono solo tipo bandiere funebri perché è morto il re. Io l'ho intuito. O è dell'altra casata. Non l'ho capito. Secondo me. Non ho capito neanche io, perché quando arrivano dico cazzo, c'è un'altra casata. Poi però vedo il re e dico. Ok, magari sono funebri. Non l'ho capito neanch'io. Non ho capito se è già partita la rivolta. È un sole con un'eclissi. Non lo so, onestamente. Insomma, abbiamo capito che è una serie comunque che si spiega molto bene, che fa capire tutto lo spettatore, ma soprattutto te la guardi e il giorno dopo riesci a parlarne tranquillamente con il tuo amico spiegandogli tutti i concetti. Guarda che Nick sa già tutto. Io sì, Nick sono un po' confuso. Pensavo ci fosse un solo anello. Però effettivamente. Ora ce n'è più. Ce l'aveva Frodo. Si chiama Gli Anelli del Potere. No, lo so, però... Anello. Però la sigla secondo me è bellissima. È vero, è troppo lunga. Tra l'altro la skip. Beh, oddio, House of the Dragon è molto più lunga. Ma quella è una caratteristica frangicazzo del mondo. Però metti in Rings of Power questa cosa che si compongono questi anelli, è figo. È che in Rings of Power, però, cioè, metti che sono lungo uguali, però in House of the Dragon almeno ti fa vedere i posti. Ah, quella è vero, quanto. Sì, l'animazione è vero, sì, quella è carina. Questa è solo. Sì, esatto. L'ultimissima nota sulle cose che non mi sono piaciute, perché effettivamente quelle del Mithril, cioè, è solo una modifica della storia. Il fatto che hanno cambiato le fondamenta proprio del mondo. Okay. Cioè, gli elfi non si comportano da elfi, fanno le magagne. È quello che mi ha sempre detto Frank: gli elfi devono essere puri. Sì, ma anche belli. Ma cosa significa essere puri? Anche belli. Non che mentono, non puoi, per esatto, dire. Non, okay. Invece qua Elrond dà la sua parola a Durin. Sì. E il Galadriel gli dice: oh, ma cazzo me ne frega della tua parola. Cioè vai là e inculalo. Cioè fregagli a Roma. ma in che mondo? Cioè, un gran bastardo, okay. Ma in che mondo? Cioè non esiste una cosa del genere. Ok. E la trilogia di Jackson invece? Non mi ricordo. No, beh, lì cavolo sono tutti purissimi. Sì. Ma anche gli umani, cioè quelli buoni, per dire, faccio sempre questo esempio, non mentono. Cioè mentire, se tu menti vuol dire che sei un po' corrotto, ti stai corrompendo. Ok. Per assurdo è così grave. Cioè anche quando vanno da Galadriel, che è il momento in cui gli elfi sono un pochino più negativi, non hai paura che li inculino, in un certo senso. Esatto, cioè sono lì, gli dicono le cose come stanno. È vero. E ti danno una mano in ogni caso, cioè sai che quello che ti dicono è quello e sono lì per aiutarti. E sono invece bellissimi. Qua sono un po' così. E sono bellissimi. E sono molto belli. Come Gordon Ramsay qua. Ok, e invece tipo a livello di messa in scena, quella più imbarazzante, cioè una roba che proprio hai detto è imbarazzante che questa roba l'abbiano fatta vedere così, o una roba che ti proprio sei scoppiato a ridere. Proprio da vedere. Da vedere, sì, visivamente, sì. Più che a livello di lore generale. Credo che Galadriel che fa la pubblicità del dentifricio sul cavallo all'allentatore. Io non me la ricordo. No, quando ecco, cavalca quello è uno dei momenti in cui ho detto... Ma perché cazzo è successo? Ma poi questa? Quanto ci siamo messi dura. A ridere di brutto. Sì, noi abbiamo riso di brutto. Ma quanto dura? No, sì. Non ha senso, però secondo me dura anche un botto perché è cringe, quindi ti sembra che il tempo non passi più. È arrivato Jeff Bezos e ha detto: oh, ma raga, ma i soldi dove sono finiti? Cioè, ma che è? È vero. E anche vero. Quando sale sulla nave, cioè c'è uno slow motion a puntata che non serve letteralmente a niente. Mm. Galadriel sale sulla nave in slow motion, gli hobbit si abbracciano in slow motion, ma... Sempre così. Però i piedi ti sono piaciuti un botto. Tantissimo. Ciao.
Dopo raccolgo le palle che sono a nominare, sono cadute. Ogni volta che c'era la puntata con i pelopiede, noi eravamo. Sì, in realtà quando gli ho visto bruciare tutto il villaggio, lì è figo. Cioè, nel senso, cioè, dici finalmente. No, nell'ultima puntata a me non sono dispiaciuto. Però vedi, no, è vero, quello, sì. A me, no, l'unica cosa che mi aveva fatto. Sì, è vero. Abbiamo insultato quando gli hanno bruciato il villaggio. Mi aveva fatto riflettere un po' la recensione di Fabio. Era il fatto di questo egoismo gigante che hanno in realtà i pelopiedi tra di loro, cioè sì, è allucinante. Ma comunque prima dicevi delle messe in scena, cose del genere, intanto mi stava raccogliendo le palle, mi sono caduto. Confermo. Il fatto che li lasciano indietro, cioè, mi ha fatto morire. Sì, sì. Mi ha fatto morire. Ma li vedi che viaggiano, c'hanno i bimbi e i semi anziani, quello zainetto che non fa niente, che cantano, e tanto quelli dietro che arrancano e se rimangono lì li lasciano lì. Ma cioè, è la cosa meno hobbit del mondo, sì, ma senza comunità, il carretto, cioè mettete la persona fisica sul vostro carretto e pace del carretto, vuol dire che costruirete un altro. E beh, poi li leggono, ricordiamo questo che è morto qua, ricordiamo questo che è morto là, ma che senso ha? Ma bisognerebbe un po', allora, adesso potrebbero essere delle città come me la salvavo io, okay, con la cultura zingara inglese, i gypsy. Okay. Ok. Magari ci sono un po' di collegamenti che hanno fatto, perché sono proprio gypsy loro alla fine. Okay. Tra l'altro loro li hanno offesi perché in originale hanno l'accento irlandese. Okay. Ah, ok. E li hanno offesi gli irlandesi perché ci cioè, avete messo appunto i gypsy, i vagabondi così, diciamo tutti gli accenti irlandesi. O irlandese o scozzese, adesso non vorrei dire una cavolata, però credo irlandese. Beh, scozzesi sono i nani. Esatto, sì, è vero. Irlandesi. No, no, è vero, i nani sono sempre scozzesi. Effettivamente, perché parlano di merda, lo diciamo a caso. Non si capisce un cazzo, quando siamo andati in Scozia appunto. C'era il senza tetto che ci faceva la lezione su Glasgow, non si capiva niente. Sì, sì, sì. Ma è che non ci provano, secondo me. Probabilmente, come dici tu, un po' la legge del più forte sopravvive, se sì, vuoi, però è strano non perché lo so. Non lo colleghi agli Hobbit. No, e loro chiaramente li colleghi agli Hobbit. Sì, sì, sì. Però ripeto, vedi, è proprio un momento in cui dici la serie ha toppato quando esulti per il villaggio dei pelopiedi che sono i più innocenti nella serie. Nell'ultima a me sono piaciuti. Cosa fanno nell'ultima? E tutta la roba con Gandalf contro Eminem. Sì, che almeno fanno qualcosa, sì, si attivano, si vabbè, attivano, cioè, e fanno qualcosa. Ah, merda, come ma... finisce il capo, sì, che si siede, dice voglio guardare. A me ha fatto ridere che fa voglio sedermi un attimo e guardare il sole che sorge. Si siede, il sole sorge a velocità pazzesca. Comunque in realtà stavo pensando che se sono particolarmente a nord ci può stare che il sole sorga molto velocemente. Ma veramente. Sei molto molto a nord, hai poche ore di luce. Ci ha messo tipo 3 secondi instant quando lui l'ha detto, è partito. Aspettava il segnale, aspettava molto la a nord, molto molto. Ma vogliamo parlare un po' di House of the Dragon? Prima di passare House of the Dragon, prospettive future per questa serie invece per Rings of Power. Cosa ti aspetti? Cosa vorresti? Cosa non vorresti? Non lo so, allora, secondo me chiudesse. Sicuramente. Per me è impossibile facciano male adesso. Cioè, bah, oddio, hai toccato il fondo, cioè puoi solo risalire. Che facciano peggio, non male. Che cioè, facciano peggio. Esatto, no, però, dai, continuano a fare schifo. C'hai milioni di persone che hanno guardata, che ti dicono le cose che non vanno, è quello, cambia esatto. Lo staff, lo cioè, fai bene. È come in un videogioco, cioè fai beta testare a milioni di persone, cioè tanti, te lo dico con loro, hanno fatto loro il tuo lavoro. Andrà meglio adesso, dai. Secondo me se cambiano gli sceneggiatori e chi la scrive, secondo me sì. Bisogna vedere quanto vogliono andare avanti con la strada che hanno preso adesso, nella prima stagione, oppure dicono, ah, vabbè, cambiamo completamente stile, cambiamo la storia, proviamo a rimetterci in carreggiata. Okay. Adesso in teoria, cioè a livello di trama mi aspetto che diventi tutto un pochino più scuro. Sì, adesso perché adesso si va verso il collasso della civiltà. Esatto. E poi la battaglia finale contro Sauron. Sì. Ma quindi ti farai coraggio e guarderai l'ipotetica seconda stagione? Sì, le guardo tutte. Vabbè, ormai anche per ridere, ti serve dici. Anche per lavoro. Vero. No, però ecco, no, una roba che ci tenevo a specificare già in realtà da prima, ma arriva solo adesso, che naturalmente recuperatevi i video di Fabio, ma non è che se andate da Fabio trovate un hater che per forza di cose vi dice questa roba è brutta. Semplicemente analizza in maniera critica un qualcosa che vede, e anzi nella tua recensione ho apprezzato anche che comunque le cose positive le dicessi, cioè sì, c'è quella certo. Roba che mi piace la dici senza problemi, semplicemente ci metti magari un po' della tua ironia che a me mi spacca, è molto sincera, molto diretta, e quindi sì, quando trovo... cercate Fabio su YouTube Fabio sta sicuro proprio esatto. Beh, c'è il link in descrizione. Sicuramente sì, no, ma è una cosa che faccio con tutte le cose che recensisco, perché tra l'altro ho tratto videogiochi principalmente, è vero che me l'hai detto dicevo prima, esatto.
recensisco un videogioco, dico le cose positive, negative, negative, esagero un pochino tutto, mettendoci appunto l'ironia, così. Ma sai cos'è? Che penso che molta gente a volte in quell'ironia magari non la capisca, non la percepisca, e vede soltanto magari la critica estrema, quando critica estrema non è, semplicemente un divertirsi un attimo su una roba che si è vista. Esattamente. Di che cos'eri un pro player? Perché nella tua descrizione di YouTube c'è scritto ex pro player. Sì, io ho iniziato a giocare online nel 1999. Ok. C'era già internet. Assurdo. C'era il modem. Assurdo. E dal 2002-2003 fino al 2006 circa ho giocato in maniera competitiva a vari giochi. Ho iniziato con Raven Shield, che era non il primo ma uno dei primissimi Rainbow Six. Ok. Poi Call of Duty, il primo Call of Duty è stato uno dei miei giochi principali. Ok. Counter Strike, Quake. Quake Wars Enemy Territory lo facevi? Enemy Territory ci abbiamo giocato, sì. Strafigo. Pensavo più di Dota 2. Ho giocato anche a LOL. È troppo recente. Anche a quello competitivo per un po' a LOL. Okay, a LOL. Okay. È veramente quello che mi ha imbruttito dentro. Ma è vero che è un botto tossico. Scusate, ma io me lo sono messo male LOL. No, è la cosa troppi insulti, ho smesso per quello. Okay. Sì, è la cosa più tossica che esista. A questo punto parliamo di cose positive. Sì, vai. House of the Dragon. Ci sta, che quello che poi ha visto e si è spaccato lì. Dai, positivo. A te non è piaciuto, Frank? No, allora, nel senso, c'è quel problema che lo guardo ed è pomeriggio 5. E... Sì. Magica avventura. Visivamente è magica. Ma cosa dici? Allora, oddio, visivamente è magica avventura. No, sono no, i costumi, sono tutti finti. Ogni volta che fanno un'inquadratura di un castello da fuori, di un paesaggio, è bruttissimo. Quelli sono brutti. I draghi sono belli, però. E i draghi, allora, all'inizio ne parlavo anche con Tonno e Cesare in live. Mi piacevano poco. Alla fine li ho rivalutati. Ammetto, si sono visti meglio. Sì. Però nei primi episodi, secondo me, si vedono in un modo che sembrano bruttini. Ok. Poi un po' migliore. Secondo però me hanno delle palesi problemi con le ambientazioni, quelle giganti, in cui sembra un po' tutto finto. Però le devi far vedere, perché devi far capire che si stanno svolgendo lì quegli eventi. Young Hercules, Xena. Anche Game of Thrones era così. Io cercando al volo, dovrebbe essere costato tipo 200 milioni. Sì, esatto. Rispetto ai 460 di Rings of Power. Che però sono botto, che sono tipo 200 milioni di diritti. Sì, 250 milioni di diritti. Quindi alla fine costano uguale. E allora mi viene da dire, a maggior ragione, dove hanno speso questi soldi? Cioè, non capisco. A fare i draghi. Ma fate tutto un po' più bello. Magari gli attori, quelli di esatto, potrebbero House of the Dragon, costati. Costano vero, molto di anche più. Perché Viserys, siamo tutti d'accordo, è bravissimo. No, ma io credo che quasi tutti gli attori siano bravissimi. Okay. Sì. Anche come Matt Smith, come si chiama, The Diamond. Demon, sì, è vero. Tra l'altro, no, lui sono Dr. Who. Sono molto bravi. Dr. Who, esatto. Sì. Non so più. Però poi anche i bambini alla fine sono tutti bravi. Sì, esatto. Sì, è vero. Sì, le due ragazzine, tra l'altro, sono state veramente omaggiate da tutti. Hanno tutti detto che sono state bravissime, Alicent e Rhaenyra. Detto tutti, sono state bravissime. Ed effettivamente, sì, sembrano due attrici. Anche il figlio piccolo di Rhaenyra nell'ultima puntata, che è quello che mi cringeva un po' di più. In realtà è figo. Sì, esatto, perché subito lo vedi un po' così. Però poi in realtà è il personaggio e quindi ci sta. Sì. Quindi come serie comunque ti è piaciuto, ti è entrato parecchio. A me è piaciuto molto. Okay. Sì. Tu hai letto anche libri? No, di Martin non li ho letti. Tu stai leggendo? No, io ho iniziato a leggere il libro da cui è tratto questo, ma c'è un botto di roba in più, quindi prima che io, cioè mancano tipo 400 pagine perché io arrivi a quello che succede nella serie. Ok. E parliamo fra sono tipo 800 pagine, ma inizia da Aegon the Conqueror. Cioè, okay, da quando Aegon arriva in Westeros. Tra l'altro mi hanno detto che è molto pesante, stile Silmarillion. Esatto, è proprio da quell'impressione. Le prime 60 pagine sono questo, figlio di questo, ha fatto questo, è proprio di questo. Che devi prendere gli appunti quando leggi. Sì, cioè io ammetto sono un botto confuso, anche perché ci sono tutte le varie casate. È ovvio che poi ti gasi perché scopri come è nata la casa Baratheon. Fighissimo. Esatto. Però sei confuso mentre leggi. Certo. No, quello sì. No, i libri non li ho mai letti, anche di quello. È che a me piacciono un sacco i mondi fantasy, però non mi piace leggere. Ok. Quindi guardo video su video. E poi la wiki, cioè preferisco leggere una pagina Wikipedia piuttosto che un libro. Capito. Perché sono cose tipo qua è successo questo e questo invece di un libro. Te vuoi le nozioni, vuoi sapere cosa è successo nel mondo. Esattamente. No? Abbiamo un amico che è uguale, crede che lui per i manga legge soltanto le wiki e sa veramente tutto. Però è bellissimo perché lui si ricorda assolutamente tutti gli eventi che avvengono. Lui sa tutto del mondo Marvel, non ha mai letto un fumetto. Quello è pazzesco. Però mi hanno detto che, poi in realtà l'ho letto, è non fedele. Proprio per filo, però sì. Quello probabilmente che sta facendo sì che esca bene rispetto alle ultime stagioni di Game of Thrones. E in più credo che sia proprio Martin, mi pare. Forse fa un check.
Cioè, credo che lo facciano insieme. Mi pareva anche nei titoli di c'è coda c'è scritto. Forse dopo le ultime stagioni. No, allora. Io penso che anche lì, esatto, magari Martin stesso ha detto: ma fatemici lavorare. Quello secondo me è il successo più grande. Cioè, dopo le ultime stagioni del Trono di Spade, che erano state tremende, cioè da tutti i punti di vista, sono stati un flop alla fine, è stato riconosciuto come un flop. Riuscire a riprendere l'interesse della gente, che secondo me era un po' assopito. Cioè, io mi ricordo che quando l'hanno annunciato non ero per niente hypato, cioè ho detto non la guarderò. Invece riuscirlo a riprendere così è stata tanta roba. Cioè, lì è un grande flex di Martin. Cioè, non c'è Martin, fa schifo, torna Martin, si diventa figo. Immaginati quanto cazzo sei quello che hai scritto. Sì, più che altro faccio le robe sulla roba scritta da Martin. Cioè, che quello forse è la cosa fondamentale. Quando hai una traccia bella solida, riesci poi a creare un prodotto che sia coerente, che funzioni. Tra l'altro, io vorrei cogliere l'occasione per augurare a Martin altri 30-40 anni di vita. Lui con calma si finisca quei libri, per favore. O che non li finisca mai. Cioè, continui. Ma secondo te se uscissero vecchio sui 70-80 se uscissero i libri dell'ultima parte di Got, okay, la rifarebbero? Sono sempre secondo me no. Secondo me basta. Loro non lo so, eh. Ma no, dai. Potrebbero. Cioè, magari la guarderebbero. Tutti la guarderebbero. Però come fai a rifare la serie? Se devi cambiare gli attori. Perché dovrebbero rifarla da zero. Esatto. Tra 20 anni magari la rifanno da capo. Poi è anche ammettere quel flop gigante che hai fatto. È una roba gigantesca per loro. Beh, però è come Full Metal Alchemist. Fai Full Metal Alchemist. Finisce il manga. Fai Full Metal Alchemist Brotherhood. Però sì, l'ha rifatto tutto. Però è un. Comunque è un cartone. Sì, vabbè. Cosa capo? Secondo me quello l'hanno comunque rifatto tutto da capo. Okay. Secondo me la cosa che cambia tantissimo è che devi pensare anche che sono coinvolte un sacco di persone, anche gli stessi attori, poverini. Cioè, che nel senso loro l'hanno solo subito, non è che. Ma magari che ne so, fra 20 anni, ma magari meno, anche 10 fanno un film o una trilogia di film. Sì, ma mi collegherei qui con la cosa di The Witcher un attimo, perché mi dicevi tu, io non lo sapevo, che è venuto fuori che Henry Cavill abbia lasciato perché non seguono la storia. Henry Cavill ha fatto adesso c'è la terza stagione che c'è lui che è Rick Sì. Però una settimana fa sul suo Instagram ha postato ci vediamo. Sì. Esatto. Si è allontanato da The Witcher. Ok. Ci sarà il fratello piccolo di Thor. Esatto. Ma io pensavo fosse per una roba contrattuale. Ma allora, ovviamente lui non è che può dire. Ufficialmente non si sa, diciamo. Però da tutte le interviste anche passate, cioè per lui ha detto più volte, quando gli chiedevano ma quindi ti vedi come Geralt per i prossimi 20 anni, cioè sarà il tuo personaggio, bla bla bla, diceva finché gli scrittori riescono ad onorare la storia originale e scrivono una bella storia. Okay. Mi piacerebbe farlo. Quindi probabilmente così, però. Ha scritto una roba che non gli piaceva ed è andato via. Ma non lo puoi dire specificamente. Io non ho letto i Witcher, la mia amorosa sì. E ancora peggio di Rings of Power, completamente inventata. Okay. Ma tutto completamente inventato. Io penso loro siano anche ispirati molto ai videogiochi. Forse un altro problema è quello che anche i videogiochi sono diversi dal libro. Certo. Quindi a un certo punto cosa fai? Cioè, sì, non sai più chi seguire, effettivamente. Esatto. Però sì, c'è tanta gente che si lamenta di questa cosa. Poi ovvio che The Witcher l'hanno letto un decimo forse delle persone che hanno letto Martin. Anche eccetera. Perché sono 10 libri The Witcher. Sì, sono tantissimi. Però sì, se si vanno a vedere le interviste vecchie tira fuori questo argomento e la gente sostiene così. Poi l'altro inizia a preoccuparti perché dici magari ci aspetta della roba anche perché lui ha insistito tanto per essere Geralt e è super appassionato dei libri. Ha dei libri? Io pensavo del videogioco. Lui ha detto nelle varie interviste, ha sempre detto finché si riesce appunto ad omaggiare a seguire le storie di lo scrittore che non mi ricordo Saborski, mi butto nel dire il nome esatto anche se lo dico male e io resto qua e lui ha sempre detto di essere appassionato del oltre ai videogiochi perché lui è nerd anche dei libri quindi diciamo che la gente è abbastanza convinta di questa cosa anche perché cioè perché dovrebbe essere andato via avevamo pensato magari a livello di contratto visto va a fare Superman magari c'è un qualche motivo per cui però ha insistito lui un ruolo che ti piace così tanto magari però i soldi cioè, sono persone a me ha fatto strano quello che lui era comunque mega orgoglioso di quel ruolo lì quindi vedendo la prima figo lì cavolo è proprio lui però magari vedendo la prima stagione la seconda gli fa cagare dice me ne vado vediamo infatti magari anche la terza è ancora peggio. Cioè, non sono sicuramente riusciti a fare una bomba. No, non è un capolavoro di serie. A me piace, ma perché mi piace come ambientazione lore. Però sì, non è la serie memorabile, secondo me. È che loro, il personaggio dei Witcher, sono fighi. Lui è ancora più figo di tutti. E quindi, cioè, secondo me, tengono in piedi la baracca loro. I Witcher. Sì, alla fine sono loro, è vero. Tengono sono loro. Sì.
quindi cioè, poi magari non è stato perché non ha seguito la storia originale, ma semplicemente perché ha detto no raga, cioè, la serie non mi piace, me ne vado. Magari sì, però uno dei due motivi secondo me tra sicuramente. Per ricollegarci di là, stavo leggendo delle petizioni che lo volevano come un Targaryen. The Witcher è biondo. Dei rumors però è partita come petizione, ma non credo lo andrebbe a fare perché è Geralt, no. Cioè dovrebbe fare Geralt. Ok, allora parliamo di Targaryen, perché cazzo sembrano persone che hanno i capelli palesemente neri ma li hanno fatti biondi. Sì, quello è una cosa fastidiosissima. Sì. Ok, ce ne sono quelli lunghi, quelli con i capelli corti tipo Daemon. Non... sì, no, lui sì, sta Daemon secondo me è credibile anche perché è un po' però Rhaenyra Grande è credibile come bionda. Rhaenyra Grande sì, quella piccola un po' meno, e altri personaggi boh, non... Vabbè, ma comunque il cioè, che i platino, la gente platino non esiste nel mondo praticamente. Sì, cioè... ma non rendermelo così palese. Prendi degli attori biondi. È un po' biondi, anche perché poi la barba è quella che è il sopracciglio. Sì, esatto. Cioè, non lo so, quello secondo me è gestito male. Ma rientra sempre nella budget visivo. È ovvio, c'hai 20 milioni episodi, una parrucca, non puoi permettere. Però, visivamente, l'ultimo scontro tra i due draghi. È bellissimo. Drago sì. Grosso sopra. A me è piaciuto un botto visivamente. Sì, a me, è un vedo non vedo tattico per non dover fare i dettagli dei draghi, palesemente come sì, fanno sempre loro. Cioè. Però è figo. Però lo mascherano bene. Sì, fisicamente no, io comunque devo dire che in generale me ne sono un po' sbattuto il cazzo di tutto. Cioè di tutto quello brutto, di tutta la roba brutta, come potrebbero essere gli ambienti, proprio così, perché la scrittura del dialogo era talmente forte che dicevo. Sti cazzi di tutto, cioè non resto. Ci pensi neanche, no, sì, ed è tutto intrecciato così bene, perché secondo me anche l'intreccio che è una figata, sì, sì, sì. Tutto intrecciato così bene, a parte i salti temporali, ok, che spesso dici ok qui però cioè, fammi concentrare, ti confonde un po', sì, però è tutto talmente intracciato bene che dico cioè questo è perfetto per sì, me, no, è proprio raggiunge quasi la perfezione a livello di scrittura, la dimostrazione è come in un videogioco il gameplay e la storia sono più importanti della grafica. Sì, sì, è la stessa cosa. Se vedi due persone che quando interagiscono proprio sei lì che cerchi di capire loro cosa pensano, come si comportano fra di loro, che cosa pensano veramente invece, cosa dicono, cose del genere, se il fondale è un po' così sì, non te ne accorgi neanche. Cioè, invece sembra... Ring of Power sei lì così che la guardi e allora ti guardi intorno e dici, ah guarda quella è una merda. Devo dire che ha avuto è vero. Comunque non l'abbiamo ancora detto, ma è la grande sfiga di Rings of Power, e forse è anche stato volontario da parte dell'HBO che sono uscite in contemporanea. Sì, ha proprio detto io mo gli faccio il culo a Striscia. Ed è per questo che le portiamo oggi magari sì, insieme. Sì. È grande. Io pensavo fosse casualità quella. Cioè, mi sembra veramente impossibile. Però, cioè, probabilmente magari una di quelle situazioni in cui uno lo scopre che l'altro la vuole far uscire. Quel momento sono uscite, dai, cede lui. Iniziate invece. E finite insieme. Beh, House of the Dragon l'hanno anticipata, eh? Secondo me. Rispetto a quando doveva uscire. L'hanno anticipata dopo che hanno fatto uscire la serie di Rings of Power. Sono andati all-in. Sì, non so chi ce l'abbia nel mondo. Non so, l'HP. Però beh, se la sono giocata bene. Sì, sì, ma magari anche per i tempi, per colpa del Covid, sono riusciti a tornare a lavorare nello stesso momento e quindi l'hanno finita nello stesso momento. Cioè, anzi, no, però sicuramente sì, cioè farli uscire insieme, cioè allora, parlo di forza voluto, ti parte il confronto per forza, anche sì, se in realtà sono due serie che non c'entrano niente. Beh, visivamente, però Rings of Power. No, sì. Ah, beh, ti dico, mi piace più l'estetica di House of the Dragon. Non capisco. In generale anch'io, perché dico è molto più raw, molto più grezza. Sì, cioè, gli interni, più seria. Gli interni sono molto belli. Gli interni sono bellissimi e ti sembra proprio di essere lì, cioè sono proprio senti la puzza, lo sporco. Bravo, esatto, è vero. Quello sì, fuori sì. Beh, c'è una cosa fighissima che hanno fatto in House of the Dragon, che è nella prima puntata la zona torneo. Quella là è proprio ricostruita da zero, okay. Un campo, un ex campo di patate, okay. Ci sono i video della ricostruzione, okay. Di quel posto lì, che è una figata, veramente una figata. Però anche lì era molto splatter quel... Infatti volevo dirti, Frank, volevo aprire questo argomento. Frank, ne abbiamo parlato, non ha apprezzato tantissimo alcune scene un po' estreme e questo nudo spiazzato. No, allora, nel senso, secondo me siamo d'accordo nel dire che i sceneggiatori bar registi hanno dei problemi mentali. Ma no, sono delle robe che proprio da persone pervertite, cioè non ce la tipo faccio. Il parto, come porca miseria, ma il parto io volevo cosa sto guardando, guarda l'ultimo, ma porca miseria che si tira fuori, ma potrei tirare fuori un feto così e sbatterlo per no, terra. No, però è stato Nick, come... no Nick lascia perdere, ma io stavo male, ma è una roba folle. È stato più scandalizzato tipo dalla roba del tizio feticista, che quella roba lì, di Alicent, sarà utile a me fa ridere, a me fa ridere perché
ci penso, Frank lo sta guardando, che tipo, no, ma che non cazzo sta facendo? Sì, cioè, nel senso, tu alcune cose le puoi fare. C'era Tony che faceva, è un grande preferito. È mio fratello. Mentre si segava sui piedi. Ma nel senso, legittimo, perché tu dici, magari, ok, mi piace quello che sta facendo, ci può stare, ma. Quello che mi turba è deve essere così esplicito. Cioè, puoi farmelo. No, vabbè, fammelo capire. Vabbè, ma è no. Game of Thrones, però, che è quello. HBO è sempre è quello. Anche cioè, ho detto, in generale, l'HBO è vero. Infatti, mi ha fatto dire: mi ero dimenticato queste cose. Non so se ho voglia di vedere un'altra stagione. Dai, Frank. Ma per come finisce poi l'ultima, porca troia, bisogna vedere. Però forza, me lo vivo male, delirio, quelle robe. Un botto di scendi sessi inutile. Anche i bambini lì nell'arena. Però ne parlavamo prima con Fabio. Anche te mi sembrava alcune cose. Sì, perché prima abbiamo fatto un po'. Noi due, sì, praticamente mentre eravamo qua. Cioè, in Game of Thrones ce ne sono tante. E alla fine dice: vabbè, il mondo è così. Ogni puntata si vede una tetta, ogni puntata si vede qualcosa. Poi invece sembrano proprio. Cioè, dopo due puntate te la buttano lì così per dirti: troppo. Oh, ricordati che siamo qua. Quindi sì, sono un po' gratuito, non so come sono dire. Gratuito, ma forse perché proprio sono poche. E quindi okay, ti rimangono di più. Invece, cioè, il Trono di Spade era molto bello. Sì, era molto bello. Sì, poi l'attacco di Spade era... è un cioè esatto. Parte a palla, che proprio è il mondo HBO, ti respiri anche l'altra sera quello sui vampiri, è tutta così, non mi ricordo come si chiama, vabbè. E ti sparano proprio tutte queste cose e caratterizza la serie all'inizio, poi pian piano inizia a scendere. Esatto, poi alla fine, sì, nelle ultime puntate dici, oh guarda una tetta da quant'è che non la vedevo. Sì. E fai le foto col cellulare alla TV. Esatto. Invece nella prima scusa, stagione dici, vabbè, chissà quando arriva la tetta di questo episodio, no? Sì. Invece qua sì. Poche ma estreme, infatti a me quello che mi vengono in mente è la roba del feto, il taglio del pipo da parte di Demon in una delle prime puntate. La testa con la lingua. La testa non mi turba. Cioè, quello ci può stare. Basta che non ci siano parti intime. È il sesso che ti turba. Ma nel senso, ci può stare che è il sesso che ti turba, dai. Sei inutile, sì. Ma anche la scena sulla spiaggia. Solo per procreare, no, ho capito che è nata... È che Rhaenyra con Demon. Ok, e iniziano a stare insieme. Ho capito... avanti. No, in particolare si rallentati, si respira. Questo disagio. Ma chi se ne frega? Quando... ti fa vivere la passione. Ma chi se ne infatti frega? Dicevo, guarda che c'è anche dell'intrattenimento, ma ho magari che loro stanno bene insieme, passionale. Fa piacere, ma... Beh, anche quando Demon porta Rhaenyra, che è ancora l'attrice quella più giovane. Ah, in realtà lei ha 20 anni, però ne dimostra 15, mi ha messo un po' disagio quello. Ah, ma scoperchi alla vita. Quella sì, perché sai che il personaggio è giovane, poi in quel mondo. Ah no, ma non, certo, non è niente. Sì, cioè, però sì, cioè, vederlo era un po', cioè potevi far vedere che entrano lì e basta, esatto. E tra l'altro, cioè, c'è anche questa cosa che non capiscono i personaggi, se effettivamente hanno schiacciato oppure no. Sì. Poteva essere una sorpresa anche per noi. Potevano lasciare una scorta anche per noi. È vero. Okay, li facevi entrare, poi lei che corre fuori, una roba del genere. Sì, no? Così ti immagini, è vero, effettivamente. E così anche noi avevamo il dubbio. No, per carità, io capisco che sono serie TV che ti vogliono sbattere in faccia la crudità di quel mondo. Sì, di quel mondo che è ovviamente è fantasy, ma che richiama un po' il Medioevo, dove ovviamente era tutto molto Io qui ho sempre avuto nel mio immaginario ho sempre pensato Martin come un pervertito, un mega nerdone pervertito. Quindi in realtà secondo me potrebbe essere un buon penso che Martin sia felicissimo. Sono serio, le sue tette, ma ci sta, è un genio, se lo può permettere, va bene. No, però qua è proprio strana perché sono pochi buttati lì, sono proprio gratuiti, sì. A me comunque è piaciuto un botto, non c'entra niente con le tette, giusto per uscire un attimo dall'argomento. Oh, grazie. La parola vado via. Grazie. Nell'ultima puntata, che era una cosa che non sapevamo bene neanche da Game of Thrones, perché ce ne sono sicuramente molti meno, capiamo che i draghi non sono delle Nimbus 2000 che piloti, sono esseri viventi. Quello fighissimo, quello bellissimo. Per la cosa... Perché intanto, Perché si intanto mentre guida, lui non è che lo pilota, sì. Ma gli dice vira, vai su, vai giù, e lui lo fa. Però in teoria, scusa, anche in Game of Thrones usano le parole in... Sì, però cioè, no, guida due draghi in tutta la serie in Game of Thrones. Sì, sono anche Nelson è il... come si chiama lui? Quello col drago gigante. E poi, oltre al pilotare, che quindi non è che lo pilota, ma semplicemente c'è sopra e lui va e si affida al drago, quindi e gli dà dei consigli. Sì, ha una sua vita, insomma. Il drago poi lui gli dice non fare questa cosa e lo fa comunque. Sì, sì, no, diciamo che è un cavallo un pochettino più pericoloso. E lui è rimane anche turbatissimo da quello che è successo. Mi è piaciuto un botto che lui è lo stronzo della serie, ovviamente. Esatto. Non voleva assolutamente che succedesse. No, questa è una delle poche cose che hanno cambiato e la gente si sta lamentando. Perché nel libro invece lui l'ha fatto apposta. Ah, sì, lì ha detto adesso l'ammazzo.
Ah, invece per me quella tipo una genialata. Invece di vedere così, così tanta ci roba. Sta. Sì. Ci sta. Sì. No, no, però no. Io lui lo voglio vedere morto. Ma anche perché poi stavo più sulle palle. Però è così che la serie ha fatto centro. Che odio quel personaggio. Però vedi, è uno di quello lì è un cambiamento sottile, nel senso che l'intenzione comunque dell'antagonista che resta, cioè nel senso gli voleva rompere i maroni. Poi la conseguenza è stata un po' diciamo peggiore di quello che si aspettava. Però poi a livello di trama sono incazzati che l'abbia fatta apposta, no, bella lì. Esatto, non cambia niente. Assurdo, così lo rendi addirittura sadico, invece di dire lo uccido perché così c'è solita cosa, no, ammazziamo uno, ci togliamo un problema. Sì. Invece no, è sadico e lo vuole andare a torturare. Sì, sì, è vero. E ti viene fuori comunque un po' anche della sua umanità, perché nel senso sembra dispiaciuto perché sa che ha fatto un casino, ma allo stesso tempo magari è dispiaciuto e basta perché sono parenti alla fine praticamente. Sì, è quella moralità un po' grigia in mezzo che dicevamo prima che non c'è negli Anelli del Potere, qua invece sono tutti comunque anche esseri umani. Subito prima ci aveva esaltato di brutto Barros, che dice vaffanculo tu, levati dai coglioni, e poi lo difende e dice non ucciderlo qua, scortatelo, mandatelo via. Esatto. Ma io ho una domanda per Nick. Ma tu come fai a vivere in sto mondo con tutta questa gente che parla di robe e che tipo ti arrivano da tutte le parti? Ma solo quando viene qua. Solo quando vieni qua. No, è impossibile fuori. Nella tua vita non sarà uno come noi. No, no, nessuno. Zero, non esiste questo. Io ho una domanda. Posso vedere House of the Dragon senza aver visto Game of Thrones? Devo prima bella domanda. Bellissimo. Secondo me puoi vedere. Sì, sì, sì. Secondo me. Per me è di brutto. Non ci sono citazioni. Tra l'altro c'è Joffrey che in Game of Thrones spoilera come finisce House of the Dragon. Nessuno se lo ricorda perché è una scena non lo ricordo neanche io. Ma nessuno, ma è un dialogo buttato lì a caso. Ma cos'è che dice? Beh, ricordo. No, dice, aspetta, però è uno spoilerone. No, dice, dice come finisce uno dei personaggi principali di House of the Dragon. Comunque la risposta è Cynic. Ok, cioè, allora, anche perché Game of Thrones non è un prequel. È un prequel. E anche perché me lo sconsiglio. No, ma è gestito bene, nel senso che è veramente un prequel. Cioè, succedono cose molto prima, tipo 150 anni prima. Sì, no, di più. E quindi è un prequel che poi vedere. Essere, sì. Magari perdi un po' della magia nel dire citano una casata, è la casata di Game of Thrones. Sì, ti mancano quei collegamenti che ti emozionano. Ti cambia niente. Però sì, per il resto in realtà secondo me Nick, anzi sei fortunato che puoi un giorno leggerti i libri di Martin senza aver visto Game of Thrones. Ah, poi un'altra molto roba fortunato. Divertente grande. È tipo dire ok, ci sono i Baratheon adesso. Okay. Io so da Game of Thrones che sono i re di Approdo del Re. Okay. Come cazzo ci arrivano? Ah, certo, sì, sì. E beh, no, lì in realtà lo sai io già. Io non lo so. Ma lo dicono all'inizio che va lì a uccidere il re pazzo, il Mad King. E diventa re? Eh sì, perché l'ha ucciso e loro sono più forti. Ma lo uccide Jaime. Ah, sì, tecnicamente lo uccide Jaime che era nella Kingsguard, vero? Però insomma, però, sì, perché cose. Però la rivoluzione dei Baratheon. Però esatto, cioè tu sai che i Targaryen ci sono fino al. Cioè, inizia Game of Thrones che da 10-15 anni ci comandano. E poi i Lannister, questo è il mio flash, diventano una casata tutta bionda e non lo sono qua. Ma no, in realtà sono tutti castani. Sì. No, sono castani. Scusami, quando beccano lo zio che era nera ancora piccola. È castano. Beh, secondo me loro castani. Sono un po' a caso da quel punto di vista. Ma però poi sono tutti biondi. Beh, no, no, magari aspetta, si mescolano un po'. Tyrion, no, Tyrion il nano è. È vero, è vero, lui è castano. Poi sono tutti biondi perché sono tutti figli di loro due. Abbiamo in mente quello. Effettivamente. Per quello. Il padre alla fine sai i capelli bianchi. Magari era biondo. Eh no, magari non era biondo, dico. È effettivamente raro che i biondi diventino bianchi, diventano giallognoli pisce. Straconfuso, vero? Sono un po' confuso, però direi che più o meno abbiamo parlato delle due serie in maniera abbastanza ampia. Io l'ultima domanda che volevo fare a Fabio era se c'era un qualche altro universo fantasy che non è ancora stato trasportato in serie o film che vorresti vedere adattato. Allora, visto che ne parlavamo prima, hanno fatto un film, però il mondo di World of Warcraft sarebbe molto bello. Sì. Io non ho mai capito, era figo il film. Io non l'ho visto, era brutto. Era brutto. Ma è figo perché avete giocato un po' i giochi. No. Ma anche lì la storia l'hanno un po' preso ispirazione. Diciamo. Però dico, è uno di quei film dove dici, cavolo, me lo ricordo. Sì, 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 mi riporta alla mente. Era palesemente un fanservice. Sì, okay. Però allo stesso tempo è comunque un bel universo fantasy classico che non c'è troppo rappresentato. Anche Warhammer sarebbe figo. Anche Warhammer, anche una serie su Warhammer. Su 40.000 sarebbe bellissima. Sarebbero molto belle. Sì. Preferirei sull'altro. È che l'altro c'hai piuttosto fai World of Warcraft. Sì, Vov, il problema è che ci hanno fatto il film, perché in effetti forse la serie riusciva a spiegare meglio diversi eventi, diverse cose. Oh, magari loro non l'hanno più, dovevano farne altri, non li hanno mai fatti, magari si stanno spostando su fare altro. Sarebbe figo facessero una serie tipo sulla ruota del tempo. Ma l'hanno fatta. Mi fa cagare. Se proprio vogliamo andare all'apice di tutto, una serie su D&D. Ah ok. Quella sarebbe una lore che io non conosco. In realtà c'è la serie animata. C'è la serie animata. Sì, c'è la serie animata. Mi è piaciuta. Sì, non è stata. Cioè, no, quella lì sì. Una campagna, una delle più famose di D&D. Esatto.
E vabbè, hanno fatto anche il film che non so se l'avete visto, è a livelli di Super Mario, il primo Super Mario, non so se l'avete visto. L'abbiamo visto in live su Twitch. Cioè non è una cringiata, peggio. Okay. Il film di D&D è uguale, identico. Okay. Adesso ne stanno facendo uno nuovo, dovrebbe uscire un anno o due, dovrebbe uscire. Ah. Il primo invece è una roba inguardabile. Okay. Ma scusa, ma D&D ha una sua trama, che ne so, stile Signore degli Anelli? Sì, okay, sì, sì, sì. Anche D&D ha i suoi personaggi. Okay. Poi tutti i libri di Salvatore, basterebbe prendere un libro a caso di Salvatore e... Okay. Fatto i personaggi più famosi. Ma quindi, scusa, però è nato come gioco da tavolo? O sì, gioco... è nato come libro ed è diventato no, un gioco da tavolo? No, è nato come gioco okay. di ruolo. Ok. Un po' diverso dal gioco da tavolo, sì, che sennò poi ci offrendo sotto. Già poi ho chiamato l'ARP, ho detto quei videogiochi con Elio Biffi, quindi prenderò mille insulti. No, comunque c'è una storia che va avanti, ufficiale, una storia okay, ufficiale okay. che va ma avanti. Ma non fanmade, poi ufficializzata. No, sì, sì, sì. Ah, okay, okay. No, ma c'è sempre stata. Ma sì, allora facciamo la sua serie TV, dai. Beh, sarebbe figo qualcosa su Magic anche. Non so, no, c'è della storia. No, è che hai tirato fuori questo argomento, forse a caso. Sì, a casissimo. Io gioco 25 anni che gioco a Magic, ho arbitrato tornei di Magic. Proprio, non no? ti piacerebbe una serie su Magic? Sì, no, è vero. Su un settore sì. un po' stile LOL, no? Che hanno scelto quella zona. Però no, è vero. Lo richiamerei un giorno a parlare di Magic, perché sarei un po' Magic curioso figo, sulle sì. Magic. Anche perché arbitrato. Io non le ho vissute. Io sono stato judge di Magic, sì, ho arbitrato. Pazzesco, ok. È dovuto, cioè lui girava scortato con le guardie perché era... Con gli occhiali, mi fermavano per strada. Esatto. Ma mi fa ridere che tu hai vissuto tutte queste cose quando queste cose non andavano, cioè quando erano le cose perché di nicchia e ora esplodono tutte e questa roba mi fa straridere. Sì, effettivamente è vero, ma secondo me la pandemia ha aiutato tante di queste cose. Vabbè, ah no, sì, un botto, sì, vero, sicuramente. Tra l'altro la mia compagna lavora all'Asmodee, che fanno giochi da tavolo. Ah, volevamo fare un gioco da tavolo, no, veramente? Sì, veramente, incredibile. Sì, sì, sì. Lavora, ah, vabbè, allora invitiamo la sua compagna, scusate, non Fabio. Vabbè, io mi metto là, c'è un divanetto. C'è un divanetto, vabbè, vabbè, mi metto sul divanetto. Ah, che figo. Sarebbe contenta di venire, secondo me, se volete. Sì, sì, lei lavora all'Asmodee e negli ultimi anni hanno, ovviamente si sono accorti anche loro che c'è stato, non so se questo ritorno o questo arrivo nel mondo nerd di tanta gente. C'è anche Post Malone che qualche mese fa aveva fatto ufficialmente, aveva detto: se qualcuno mi batte a Magic gli do $100,000. Sì, porca miseria. E l'hanno battuto? L'hanno battuto? Non lo so. Credo debbano ancora fare la sfida, secondo me sì. Sì, tra l'altro c'è un pilota di Formula 1, io sono di Maranello, non so i nomi dei piloti di Formula 1. Da McLaren, qualcuno sa i piloti? Hamilton. Di no, l'altro? Vabbè. Io sono fermo a Raikkonen. Vabbè, un grande pilota di Formula 1 che un paio di settimane fa ha detto che ha fatto durante la pandemia tipo delle 36 ore a Tarkov, che è il mio gioco principale. Porca miseria, da pazzi. Sì, sì, ha detto che lui gioca tantissimo. E c'era Carl di The Walking Dead, il bimbo che sta sulle balle a tutti. Che lui giocava, non mi ricordo, a LOL. Lui giocava a LOL. Okay. E quindi faceva le live quando giocava a LOL. Beh, lo stesso Henry Cavill. Quindi, secondo me, anche questa unione delle celebrità che ultimamente stanno ci stanno approcciando a questo. Cioè, non approcciando, però. Stanno rendendo pubblica la loro passione. Pubblico, esatto, più che altro. Esatto, sì, che magari è meno vergogna, magari. Perché magari una volta ti davano dei pirla, e lo so perché mi davano dei pirla. Ma e adesso invece no. Adesso anche tu, ho sentito che allora secondo me anche tutte queste celebrità attirano, stanno aiutando anche... sì, 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 secondo sì me per sì. dire, io i giochi da tavolo fino a 5 anni fa li davo per spacciate perché hai tutto il mondo videoludico che diventa sempre più grande, invece adesso c'è questa rivoluzione totale e forse dovuta anche alla pandemia che ci ha fatto un attimo obiettivamente anche quando eravamo al liceo se giocavi a Magic eri un coglione. Adesso ora ci lavori, ma anche non per forza giocando, anche recuperando carte, passiamo in termini, c'è gente normale, se entra un torneo in un negozio, c'è gente molto diversa rispetto a quella che c'era. Sì, sì, no, è vero, c'è stato un ricambio gigantesco. Daniel Ricciardo. No. Ma una bella serie sui libri di Licia Troisi. Magari Fanta Norris. Chi è Fanta Ghirò? Norris, si chiama Norris il pilota. Lando, come si chiama? Lando Norris. Lando Norris, lui. Okay, scusa. Lui. Torniamo su Fanta Ghirò. Licia Troisi. Licia Troisi sarebbe bellissimo. Ma lei è famosa mondialmente. Sì, credo di sì. Quello è il mondo emerso. Mondo emerso. Ok, credo di sì. Cronache del mondo emerso. Penso sia famoso. Più che altro a livello fantasy italiano gigantesco.
italiano fortissimo. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Grazie Fabio, trovate in descrizione il link per andare a scoprire il suo mondo. Fai live su Twitch principalmente. Faccio anche live su Twitch 50-50. Ti chiami Fabio anche su Twitch? No, no, Rospon. Rospon. Ha detto Rospon. Rospon. Ho detto il nome del canale. Ah, il nome Rospon. Almeno non è Rospon, che prima non c'è risposta. No, no, no. E magari avevi origine venete. Un saluto ai veneti e ci vediamo quindi. Noi questo episodio esce di martedì, quindi ci vediamo giovedì alle 13. Arriveremo. E poi guarda prima o poi il finale di Rings of Power. Ma gliel'abbiamo spoilerato. Anzi, ormai non serve. Con questa chiacchierata posso non vederlo. L'ho visto anch'io a momenti così. Sì, se lo metto non lo guardo. Nix è a posto. Sì, sono a posto. Fateci sapere i vostri pensieri nei commenti. Che sarebbe interessante. Ah, è vero, si dibatte nei commenti. No, no, si dibatte in maniera civile. Scannato. Arrivederci. Arrivederci.